Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere e tanta musica sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. 4 giugno 2020, scavallammo il mese, sì, siamo a giugno, è estate quasi e ci stiamo avvicinando al termine di questo ciclo di trasmissioni che è cominciato a ottobre del 2019. Fu un'estate da tante cose, tante belle interruzioni, ma siamo sempre qui e anche questa sera in diretta dopo cena con. Buonasera a tutti, Alessio Cigliano vi saluta, ci sono tre amici in collegamento Skype e come al solito iniziamo con la poesia, la cosa che ci piace di più, perché è bello iniziare facendovi sentire dei versi meravigliosi, questa volta di Eugenio Montale con Ho sceso dandoti il braccio. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. Ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Signore e signori, questa sera su Radio Cigliano, Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti, a dopo cena con. Conduce in studio Alessio Cigliano. Buonasera, benvenuti! Ormai abbiamo sdoganato Alexa che presenta meglio di me le trasmissioni sicuramente. Ragazzi, come state? Che piacere avervi qui con noi a dopo cena con. Questo transfer, questa affilineo diretta Roma-Milano è una figata, è veramente. Devo in parte, cioè sto coronavirus ci è stronzo, ci rompe veramente le palle, però ci dà la mi ha dato la possibilità di fare delle implementazioni tecniche che vanno portate qui. Come state? Che mi dite? Benissimo. Ciao, benissimo. Sono contento. Tutto bene, grazie. Evviva, evviva. Sono grazie veramente contento perché voi siete grandi esponenti di una scuola di doppiaggio importantissima, fondamentale secondo me per la nostra per il nostro circus del doppiaggio veramente, e che avevo tanta voglia di invitarvi qui in radio con me, è veramente una figata. Allora Claudio, come procede? Come io inizio sempre per rompere il ghiaccio la prima parte seria della trasmissione, poi vi giuro che cazzeggiamo come se non ci fosse un domani. Come sta andando questo periodo che dalle parti vostre su a Milano è veramente stato complicato, tuttora magari lo è. Come hai vissuto questo periodo, Claudio? Ciao, innanzitutto grazie dell'invito. Tra l'altro, per le parole che hai dedicato al doppiaggio milanese, meriteresti di essere protetto dall'UNESCO, probabilmente. Però, però è vero, ragazzi, però è vero, è verissimo, guarda. Per me è stato un po' complicato perché la mia povera mamma ha pensato bene di rompersi un femore proprio nel periodo del virus, in cui il virus ci ha dato dentro, per cui è stato un avanti e indietro tra ospedali e cose che non è stato simpaticissimo, perché c'è stato un momento in cui effettivamente ci dicevano: appena guarisce questa donna portatela via. Dicevo: ma come, dobbiamo farle fare la fisioterapia, ci sono tante cose da fare? E loro dicevano: non mi faccia domande, portatela via. E poi pian pianino si è capito perché. Comunque si è sta benissimo, è tutto andato bene, per cui grande. Poi io in realtà vivo in un posto piacevolissimo, grazie a Dio, per cui anche lo stare a casa è stato molto molto piacevole, anche se la grandine purtroppo di questi giorni ha funestato la coltivazione di pomodori. Tu mi hai parlato di un orto altamente sostenibile, che è proprio il tuo orto, quello nel quale tu un po' di fabbisogno personale riesci a soddisfarlo. Sì, adesso è sostenibile, è da sostenere più che altro, perché le piantine sono tutte andate giù, sono distrutte. Sono flosciate.
da sostenere. Vabbè. No, beh, in realtà non ho un orto, ho qualche piantina così in mezzo ai fiori di pomodori e altre verdurette, di cui vado molto orgoglioso, purtroppo sono, quindi scusate se sarò, avrò un velo di tristezza. Lo so, ma noi siamo qua per consolarti e per cercare di alleggerire queste tue serate, almeno una di queste tue serate, che mi rendo conto sono tremende. Marco, invece, per te com'è andato questo periodo? Ma ti dirò, tutto sommato, come dice Claudio, bene, grazie a Dio nessuno della mia cerchia si è ammalato, certo. Ce ne siamo fatti una ragione, abbiamo avuto una sana e giusta paura, ma non più di tanto, altrimenti non si vive più, e niente, questi mesi ti dirò che sono passati più in fretta di quanto pensassi, il fatto di rimanere chiusi in casa mi atterriva un po', però anch'io, avendo un piccolo giardinetto, delle cose da fare eccetera eccetera, me la sono un po' cavata. C'era uno sfogo, c'era un piccolo c'era sfogo. C'era uno sfogo, esatto. Questo è importante. E poi ero munito di cane, per cui avevo anche questa scusante. Ma il tuo è uno di quei cani che a un certo punto, basta, ho già pisciato oggi, non voglio più uscire. Era uno di quelli che portavate fuori come se non ci fosse un domani. Povera anima, in realtà la portavamo fuori solo due volte al giorno. Meno male. Perché mi sembrava un insulto a chi mi vedeva passare. È per vero. Cui questa probabilmente aveva una vescica di 200 litri. E poi alla fine cercava di resistere fin quando poteva, ma poi buonanotte. E invece Luca, tu come hai vissuto questo periodo? Beh, guarda, io al massimo avevo un un balcone, perché ancora su, per cui sì, traslavo dal soggiorno al mio balcone. All'inizio è stato in effetti abbastanza straniante, perché è arrivato tutto, è come se fosse arrivato tutto quasi all'improvviso. La prima uscita per andare a fare la spesa al supermercato è stata particolare, era strano sentire la città così silenziosa, e in più sentendo tutte le notizie che c'erano, vari canali di informazione. Passato i primi 10 giorni un po' così a continuare a cliccare, a leggere cose, poi mi sono detto basta, finito. Sì, perché poi forse a un certo punto siamo diventati troppo avidi di notizie, no? Dovevamo subirle, vero ragazzi? A un certo punto diventava che basta. No, ho fatto proprio, ho deciso di dosare le cose solo all'informazione della televisione e leggere qualche cosa di giornali online. Io poi, essendo un pigro veramente a livelli stratosferici, a me il fatto di stare in casa, io so che il mio fine settimana tendenzialmente cerco di, durante il giorno sto abbastanza tranquillo in casa, e ho amici che magari iniziano a uscire tipo alle 9:30, sono già in pista e cosa, e faccio questo ma che cosa fai? Ma stai a casa, ma riposati. Dice, ma se no mi sembra di buttare via la giornata. Io dico, no, ma la giornata non la butti via, perché ti stai riposando e stai ricaricandoti e stai, insomma, rallentando quello che non rallenti durante la settimana. Che poi sì, forse anche riscoperto la nostra casa, i nostri tempi, i nostri spazi, nostri affetti. Bravo, i nostri affetti, ma anche le nostre passioni, anche noi stessi un po' forse abbiamo riscoperto, no? Un po' di rapporto che abbiamo perso anche con noi. L'orologio. Non so se a voi ha fatto questa impressione il fatto di avere la giornata senza una scadenza obbligata. È vero. Da volava. Qualunque cosa facessi, non c'era orologio che potesse comandare, non ce n'era. Poi, naturalmente, sì, riscopriamo noi stessi. Io più che mai ho ringraziato Dio di vivere da solo, per esempio. Sì, perché c'è stata tanta gente che ci sono stati dei drammi familiari pazzeschi in questo momento. Delle cose proprio da uccidersi. Probabilmente il virus è stato diffuso da avvocati civilisti che non vedevano l'ora di... Io però ho anche detto, questo potrebbe essere... mentre facevo le mie dirette casuali, perché come ho risolto io il problema, il giorno dopo che c'è stato il lockdown qua a Roma,
che è stato un po' dopo del vostro, e ho iniziato a fare delle dirette giornaliere in radio. Stavo un paio d'ore, cazzeggiavo, tutti sentivo gente, avevo un inviato in Giappone, uno a New York, uno in Spagna, che mi raccontavano come andavano le cose da loro, e quindi insomma mi sono divertito. Ma nel frattempo davo sempre dei consigli e dicevo: guardate ragazzi, che forse questo vi aiuta a scoprire che sto matrimonio è finito. Allora, questo virus vi ha aiutato, ma magari vi ha dato una mano. E prendi sta decisione, no? Buttati, prova a prendere questa decisione. Allora, ci sono una marea di amici, ragazzi, veramente tanti. Bene, di quegli amici, grazie, che voi non potete immaginare. Io non so veramente, guarda, torno indietro ai primi, perché giusto per salutare Stefania, Carlo, Riccardo, Daniele, contavo le ore per la diretta, dice Daniel, che ci stava seguendo, quindi insomma, stavano proprio col countdown, si erano messi un orologio che andava a ritroso per... Buonasera a tutti, serata milanese, tre maestri, tre grandi voci, tre con tanta esperienza da parte di Sasha. Quindi veramente, quello che dicevo all'inizio non lo dicevo per piaggeria, perché avete accettato il mio invito, ma perché veramente è importante e necessario, secondo me, farci questa chiacchierata insieme e stare insieme. Sembra un po' un epitafio, comunque. Oddio! Oddio! Un coccodrillone, sai quelli che mettono in televisione? Se domani ci piglia un coccolone a tutte e quattro, piano sta trasmissione, la sbattono su tutti i telegiornali. E abbiamo fatto, veramente. Alessandro dice: stasera tre grandi, soprattutto per me, Marco Balzarotti, l'indimenticabile Sirio, il dragone nei Cavalieri dello Zodiaco. Ma veramente tanti, Paola, Luca, Daniel, l'abbiamo già citato. Giuseppe da Napoli dice: Marco, più di 200 puntate, Tommy la stella dei Giants, anche a distanza di anni. Ricordi quella serie, molto triste e drammatica, ma davvero coinvolgente. Vero, vero. Ricordi, è stata... Come l'hai vissuta? Ah, come l'ho vissuta... Come lavoro. Come lavoro. Quello che rispondo io è sempre: ho vissuta come un lavoro, perché poi lo facciamo, capito? Alla fine non è che è tutta sta... Perché poi tanti nostri amici, io dico sempre, abbiate pietà di noi, che dicono: ma... tu hai fatto quel quarto alabardiere in quella serie, no? E sì, che diceva: il pranzo è servito, e da là hai scatenato l'inferno, hai fatto delle cose pazzesche. Ma possibile che non ti ricordi sto quarto alabardiere? No, non me lo ricordo, perché magari ho fatto un favore a un amico, sono andato là a raccontare, a dire una battuta. Cioè, sono tante le possibilità che ci stanno, non ci ricordiamo tutto. Per esempio, Claudio, tu ti ricordi, se dovessi dare una percentuale di quanto ti ricordi di quello che hai fatto, che percentuale daresti? E ricordo cosa ho fatto al terzo turno prima di vederci, di collegarci qui. Ma già hai cancellato il primo e il secondo? Sì, quelli, certo, sono proprio cancellati completamente, Luca. Però scherzi a parte, io credo che sia vitale per noi rimuovere, cioè, perché tanti pensano che la cosa difficile sia entrare in un lavoro, in un personaggio. La cosa importante è uscirne, perché sennò sei sommerso da E quante volte noi dobbiamo uscirne rapidamente, perché magari stiamo facendo il cattivo, il mostro o quant'altro, dopodiché andiamo a fare una roba in costume. Milady, se posso suggerirle questo, capito? Esatto, che esatto. Dobbiamo uscirne immediatamente. Cioè, il mio psicologo, come ormai sanno tutti quanti qua in diretta, quando ha sentito che lavoro facciamo, mi ha detto: ma tu dammi il numero di tutti i tuoi colleghi, perché ci avete bisogno di uno che vi segua bene, capito? Magari anche in gruppo. Oh, scherzi, ma sai che quando io stetti in ospedale tempo fa per un incidente, e passava uno psichiatra, faceva delle visite per verificare insomma cosa ricordassi dell'incidente, come dormivi, okay. E questo qua, facendomi un po' di domande, a un certo punto mi diceva: ma lei che lavoro fa? Faccio l'attore. Gli spiegai un po'. Lui disse: quando esce dall'ospedale vada in cura, perché lei già fa un lavoro schizofrenico, per cui già lei non sta bene. Però io, sai che cosa risposi al mio psicologo? Dissi: guarda, che secondo me il mio lavoro, il nostro lavoro, ci toglie un sacco di conto di psicologo, perché noi è molto catartico il nostro lavoro. È una terapia. Porca miseria. Ma sei la gioia quando hai quei, non so, ti capitano certi reality un po' strani dove c'è la gente che tira giù delle saracche una dietro l'altra. Sì.
ma è una meraviglia, perché lì veramente puoi fare ti sfoghi chiamamente ti sfoghi, è uno sfogo totale e tirare giù e finalmente puoi dire una marea di parolacce pensando magari ce l'hai pure di fronte e intanto ti liberi. È una... Beh, noi abbiamo il trionfo del turettico, esattamente. Noi abbiamo un'età nella quale che abbiamo vissuto la censura, quella che veramente accipicchia. Ho detto accipicchia, posso dirlo, accidenti, capito? Il membro del consiglio, no, per carità, no. Membro dovesse esserci, capito? Proprio la paura, come se fuori dalla televisione ci fosse il mulino bianco, il mondo patinato, mentre invece c'era di tutto. Parliamo degli anni 80, anni 90. Quando abbiamo iniziato a dire le parolacce in televisione, nei doppiaggi, ma posso dire cazzo, ma davvero? E allora là era, mettevi cazzi dovunque, e che cazzo, e che cazzo, e cazzo, 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 cioè, no, aspetta, non ti compiacere troppo del cazzo, perché poi diventa un po' troppo esagerato, no? E quindi abbiamo fatto delle cose pazzesche, veramente, c'è stata un'inversione di tendenza a un certo punto totale, generale proprio. A un certo punto ti dicevano anche, ma non caricarlo troppo, è vero. Sei più naturale nel dirlo, però non potevi dire, cazzo! Sì, doveva essere cazzo in dizione, che cazzo e dizione hanno solo la Z che li accomuna, perché poi tutto il resto è lontanissimo, capito? È proprio un altro mondo, quindi vabbè, abbiamo fatto delle robe pazzesche, ma sicuramente usciranno. Faccio una domanda a Claudio, dopodiché vi voglio conoscere attraverso la musica, perché secondo me è fondamentale, anche perché la musica per me è parte dell'anima e quindi attraverso la musica riusciamo a conoscerci meglio. Ma c'è Ignazio, Claudio, che dice: che grandi ospiti stasera, avrei una domanda per Claudio. Tu hai lavorato a una grande opera videoludica, Mass Effect, dove hai interpretato il comandante Shepard. Com'è stato lavorare a un'opera del genere? È un lavorone lungo, ricordo, ecco, questo è uno dei ricordi che lavoro, perché furono non so quanti turni. Poi in realtà è un lavoro a cui sono legato nei ricordi, perché purtroppo appunto a metà del lavoro, nel blocco 2, nella seconda edizione del gioco, io ebbi l'incidente a cui accennavo prima, che per me è stato veramente gli amici che hai ospitato oggi sono non solo dei colleghi, sono amici di vecchia data e sanno benissimo cos'è stato per me. Prendere un coccolone che Madonna. Ma l'incidente, sì. L'incidente di moto? In moto, io ero sempre in moto perché per comodità e per piacere, e purtroppo la confidenza con la moto è una cosa su cui non si deve mai scherzare. Io per distrazione feci un bruttissimo incidente in autostrada e rimasi fermo per tanti mesi, insomma. Mentre io feci l'incidente quando avevo appena finito un turno proprio per registrare la seconda edizione di Mass Effect. Quindi è un ricordo piacevole, perché fu un lavoro grosso, curato molto bene, tutto quanto. Ma poi è legato a questo stop. E uno dei primi ricordi, quando ripresi poi conoscenza dopo 12 giorni in ospedale, mi ricordo che tante ditte venivano lì, mi dicevano, chiedevano, ma quando puoi tornare a registrare? Io dicevo, ragazzi, qui fate fare ad altri, perché... E ricordo che in camera c'erano questi fiori, che poi portarono via perché non si possono più mettere i fiori nelle camere d'ospedale, ma mandatemi proprio dalla ditta per la quale registravo questo gioco, con la dedica anche di chi poi, dell'editore del gioco e tutto quanto. Bello. Quindi, perché poi alla fine in questa maniera non siamo più dei numeri, non siamo più una presenza che vale l'altra, non siamo più una voce tra le tante, capito? No, ma guarda, poi tante volte anche fra noi, insomma, sembra che ci detestiamo, quello detesta l'altro, gli farebbe le scarpe, ma io non ti dico in quell'occasione quante telefonate, quante visite, quanti messaggi ho avuto anche da colleghi che pensavo che mi detestassero, per così, perché è naturale non andare d'accordo con tutti.
E non sai quanto è stato importante. Anche da questo punto di vista è un lavoro estremamente curativo che unisce le persone, è vero che siamo. È vero, io come ho sempre detto... Io ho ricevuto visite da persone che non mi erano particolarmente simpatiche, ma da quel giorno ho capito qualcosa in più. Claudio, io ho sempre detto che alla fine, magari noi ovviamente non ci frequentiamo perché stiamo in due città diverse, però molte volte, quante volte tu non vedi un collega per 6 mesi, per 8 mesi, perché si sono strade diverse, incroci diversi, situazioni, dopodiché ti incroci ed è come se l'avessi lasciato ieri, siamo famiglia, è un po' famiglia il doppiaggio e questa è una bella cosa, signori. Io quando ho iniziato ero piccolo, entrai in una sala di doppiaggio che ero bambino, da solo, perché non volevo i miei genitori, non volevo nessuno, volevo far viverla da solo questa esperienza, e immediatamente lavorai con Roberto Del Giudice, con Germano Longo, insomma stavano lavorando a una serie che a me piaceva tantissimo, che era L'Uomo da 6 milioni di dollari, una serie degli anni 80, fichissima, no? E mi trattarono immediatamente come uno di loro. Io ero andato lì ad assistere a un turno e forse manco avrei fatto questo lavoro, chi può dirlo, no? Però immediatamente ero come uno di loro, e questo siamo noi, siamo un po' famiglia, e devo dire che non succede in tutti i lavori, non succede veramente in tutti i lavori. È così. Allora, mentre Carlo dice io non so da dove cominciare a elencare tutti i personaggi che mi hanno emozionato e accompagnato con le loro voci in tutti questi anni, quindi mentre Carlo fa mente locale magari per chiedervi qualche cosa sui personaggi, che sapete che cosa dicono? Una cosa meravigliosa, dicono: voi ci avete presi per mano da piccoli e ci avete accompagnati con le vostre voci nella nostra crescita, le vostre voci sono un po' la coperta di Linus che ci hanno... è bello, abbiamo fatto qualcosa che non ci siamo resi conto, noi non potevamo capirlo. È un grande regalo. Beh, è un grandissimo regalo. Tutto quello che è poi il ricordo del suono, dei profumi, bravo, e certe cose, insomma, è un qualcosa che ti riporta sempre, no, indietro nel tempo, magari ti ricorda dei momenti speciali. Beh, è figo. È figo, porca miseria. E un'altra cosa che fa questo effetto, secondo me, è la musica. Vi è mai capitato di stare in macchina o a casa e parte una musica e ti torna un profumo, ti torna un'immagine, ti torna un momento, un sorriso, un pianto, qualsiasi cosa. E allora iniziamo a scoprirvi anche dal punto di vista musicale. Dobbiamo decidere un ordine, quello sarà per tutta la serata, ma è assolutamente indifferente e potete decidere. Chi è il primo che propone il suo brano musicale questa sera? Potete decidere. Marco ha fatto una smorfia. Marco no, ha fatto una smorfia. Sembra un po' quando il direttore dice: ragazzi, chi ha più fretta? Chi deve essere liberato per primo? Dicono: ma no, ma fai tu, ma vedi tu. Ma vai tu. Dai, allora. Tu, però. Marco, ti hanno messo in mezzo, quindi con la musica partiamo da te. Io mi segno che siamo partiti da te. Dimmi il numero della prima canzone che vuoi mettere, senza spoilerare il titolo, ovviamente. Che numero mettiamo? Mettiamola 1, dai. Mettiamola numero 1, un pezzo di una caratura e di una di un cuore, di un'emozione pazzesca. Ma tu perché l'hai portato questa sera? Allora, adesso farfalline, cose... Perché, qui spoiler un pezzo della mia vita grigia, con questa canzone, cantandola accompagnato da un amico alla chitarra, ho fatto innamorare quella che poi sarebbe diventata mia moglie. E chiamala grigia, questo è bello, bravo, aspetta che c'ho anche l'applauso registrato, come nelle migliori trasmissioni di questo momento, che sono tutti con gli applausi registrati, non esiste più pubblico, non c'è più pubblico. Mia moglie che in questo momento sta vedendo la televisione con la cuffia e non mi caga manco di testa. Vabbè, però se dovesse capitare su una replica di questa trasmissione, la dedica ci sta e resta in peritura memoria, quindi non... Porca figura, l'ho fatta. L'hai fatta, è vero, l'hai fatta. E sapete come, qual è la canzone che ti lega Claudio a sua moglie? È questa, è una canzone del 1970 di un grandissimo, lui si chiama Cat Stevens, e questo è forse il pezzo che conosciamo di più e chiamiamo più di Cat Stevens. Si chiama Father and Son, in diretta su Radio Cigliano.
It's not time to make a change. Io la devo abbassare. Per chi non ci conosce, vi ricordo che non ho i diritti, ma non perché non li pago, perché c'è anche una maniera per pagarli, ma tanto mi chiudono lo stesso, quindi non li pago più e faccio prima. Scusate, che cazzo, li pagavo e mi chiudevano. Ho detto allora non li pago più, che cavolo. Noi ce la chiacchieriamo. Noi ce la chiacchieriamo sopra la canzone, poi a un certo punto vi interromperò quando è il momento di fare il disannuncio. Io non ho ricordato ai nostri amici, ma lo vedete, grosso, guardate quanto è grosso il numero, 328-79-48796. Che cosa potete fare con questo numero? Potete chiamare, potete mandare il vostro controselfie. E che cos'è il controselfie? Quello che volete che vi caratterizza. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. E se non volete metterci la faccia, un disegno, un composite, quello che volete. E voglio subito far vedere che meraviglia ha tirato fuori la nostra amica Paola, che noi chiamiamo la vignettista della... Sto facendo un casino pazzesco, vediamo se ci riesco. Ecco, la vignettista della nostra trasmissione. Questo è per Claudio, questo è il suo disegno per Claudio. Tiene insieme a SpongeBob e vabbè, non si può evitare, veramente. Sotto chi è? Tipo Diabolik? Sì, è Diabolik. Dopodiché Diabolik. Quelli... C'è un topolino che era di una serie, si chiamava Antaro. Ah, ma come no, Antaro, porca miseria. Sono cresciuto con Antaro, nel senso no io, ma le mie figlie abbiamo vi hanno adorati veramente. Dopodiché invece io a sinistra... giustamente il topo di campagna. Ah, vabbè, giustamente, cioè era voce volto. Era voce volto. Pomodori. Senti un po', invece a sinistra chi abbiamo? Poi c'è Neil Patrick Harris, credo sia, sì. Sì. Che è uno dei protagonisti di questa serie molto divertente, molto popolare, che si intitola How I Met Your Mother. Yes. Uno di quei casi in cui capisci che più l'attore è bravo, meno difficile è il nostro lavoro, perché sì, basta per fare quello che ha fatto lui. Sembra sempre di dire una cosa tanto per fare il finto modesto, ma non è, sapete bene che è così. No, è fondamentale. Se l'attore è bravo è più facile per noi. È fondamentale, con l'attore bravo noi facciamo a occhi chiusi praticamente, andiamo a occhi chiusi. E poi c'era una specie di Zorro mascherato che... È proprio Zorro. Io, da bambino peraltro mi mascheravo da Zorro sempre, che a Carnevale, perché Carnevale mi faceva schifo, mi irritava sempre. Mi è piaciuto solo un anno in cui facemmo una festa di Carnevale a casa di Marco, che... sì, me la ricordo. Ecco, fu l'unico caso, ma non scherzo, in cui mi piacque il Carnevale. Eravamo tutti mascherati più o meno, con dei piccoli cenni di trucco, e fu una bellissima festa dove c'era una cozzaglia di attori, di persone, di amici che poi non si sono più rincontrati, siamo tutti un po' sparpagliati. Io allora... Perché abbiamo fatto lo scherzo della Nutella, te lo ricordi? Aspettate un secondo, aspettate un secondo che disannuncio. Il primo disco di Marco Balzarotti. Marco Balzarotti, oggi sbaglierò il tuo cognome 100 volte perché ho le R e le... Oggi non potete capire, al doppiaggio era una croce, cioè c'era una cosa. C'era Fabrizio Pucci che a un certo punto ha detto: senti, torna un altro giorno perché oggi non parli. Oggi era proprio lo zero assoluto. E quindi niente, Marco Balzarotti ci ha portato Cat Stevens, Father and Son, ed è il primo disco che ascoltiamo, perché ricordo che a noi piace parlare di tante cose, del doppiaggio, dell'arte dei nostri amici, ma ci piace anche scavare nell'anima musicale, e questo è veramente importante. 21 e 27 in diretta su Radio Cigliano, a dopo cena con, ci sono Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti, e adesso è il momento di lanciare la domanda facile per la telefonata. Ragazzi, uno solo, è come Highlander, ne resterà solo uno, e qua solo uno può vincere la telefonata, perché altrimenti sarebbe facciamo la trasmissione. Ho scelto una domanda facile e anche divertente, perché ne parlavo con Luca ed è una figata che io e lui abbiamo condiviso un personaggio, cioè l'abbiamo fatto tutte e due. Io posso dire che questo era un personaggio di una serie dei primi anni 80, che poi credo che voi abbiate fatto un po' più tardi a Milano. Io l'ho fatta nel 1900 fine anni 90. Io l'ho fatta nel 1983, tra l'altro il doppiaggio originale non si trova più
più, c'è, sta, c'è solo il vostro doppiaggio che avete fatto a Milano, in un cartone con protagonista un inventore strampalato. Ma noi non vogliamo sapere il nome dell'inventore strampalato, che sarebbe semplice. Come si chiama il personaggio che abbiamo condiviso io e Luca Bottale? 328-7948-796 è il WhatsApp per mandare le vostre risposte. Io vado subito a posizionare. No, vabbè, è finita. Già, già l'hanno indovinato. È finita. Ok, è finita. C'è poco da fare. Che dobbiamo fare? Sono cose che succedono. Adesso prepariamoci per... Vi ricordo che vi telefonerò WhatsApp. Telefonata WhatsApp. Quindi abbiate una buona connessione. Ammazza, regà. No, vabbè, è impazzito WhatsApp. Il tempo di fare la domanda che risposta. Il tempo di aprire, capito? Il tempo di aprire ed era già risposta. Sono bravissimi i nostri amici e questo ci piace, perché vuol dire che il nostro lavoro interessa veramente. Non è una piaggeria, non è altro, non è vabbè stasera non c'ho niente da fare. Invece no, sono tutte persone che sono precise e che ci ascoltano, e questo è una bella cosa. Ma nel frattempo, che anche gli altri hanno diritto di sfogarsi e di votare, io voglio mandare un altro pezzo. Allora, tra Luca e Claudio, chi sarà il secondo? Chi deve andare via? Non guardate Marco, no. Non guardate più Marco, vi prego, perché basta, lui l'ha già fatto. Chi vai, è? Luca, chi è? Vai Luca. Ma Luca? Io, che numero? Vabbè, parto con la numero 2. La numero 2. Che bel pezzo che hai tirato fuori. Tra l'altro molto particolare per questa cantante, che abbiamo visto in cose un po' più cattive, diciamo. Lei che ha un aspetto anche cattivo. Tra l'altro fece una cattiva di uno 007, questa, sì. Capito? Bellissimo, tra l'altro, l'ultimo 007 di James Bond, di Roger Moore, se non ricordo male, Moore, sì. dell'85, Roger. Con Roger Moore addirittura, e che vidi al cinema, quindi ebbi la fortuna di vedere qualche... A me piaceva da morire Roger Moore nei panni di 007. Ma Luca, perché hai portato... Il migliore. È il migliore, veramente. Forse Brosnan si avvicinava, Forse Brosnan. Sì. A me questo che sembra una... Della Jeep, Brosnan, non mi piace. Ah no, a me questo ultimo che sembra una spia venuta dall'est non mi dà nulla di 007. Sembra Putin. Sì. Luca, perché hai portato questo pezzo? Ma perché? Allora, perché è legato a... Allora, un ricordo che ho di un disco 33 giri che aveva mio fratello, e che credo abbia ancora, dove si facevano una volta i mix, li facevano tipo il disco mix, li facevano sui long playing. Esatto. Chi si ascolta probabilmente non sa neanche che cosa sia, ma comunque era un CD molto più grande che si metteva. Ma era touch? No. No, direi proprio di no. Nel senso che era touch, che se ci mettevi sopra le dita rimaneva l'impronta e saltava la puntina. E c'era questo, e c'era questa canzone di quest'artista, e poi perché per un periodo della mia vita con la mia famiglia siamo andati a vivere a Parigi, e quindi è stato un periodo che a me è piaciuto tantissimo, perché ho fatto tutto il liceo lì, e praticamente era vivere in una città come essere in vacanza. Infatti non ho studiato una mazza piomba. Perché mi consideravo decisamente molto in vacanza, e però ho avuto la fortuna, come dice Hemingway, se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi rimarrà sempre con te, perché è una festa mobile. La Ville Lumière, la Ville Lumière è eterna, veramente, è come Roma. Io ho la fortuna di vivere a Roma, e quindi è una bella città. Milano non è da meno assolutamente, ma Parigi è Parigi. Parigi va bene messe, tutto quello che volete, sì, praticamente. Vabbè. Allora, signore, devo dire che ogni volta che torno sembra sempre quel discorso che dicevi prima, no? Degli amici che non vedi per tanto tempo, mi sembra sempre di essere, quando esco dalla metropolitana, che arrivo e dico adesso vedo questo e chissà come mi si apre il cuore, sì, mi si apre, ma poi alla fine è una roba che ho sempre visto, e ci rimango di merda, perché pensavo di stupirmi di più, mentre invece è un po' sempre un tornare a casa. Primo brano di Luca Bottale di questa sera è Grace Jones con la Vie en Rose, in diretta su Radio Cigliano. Ci siamo mangiati 2 minuti di introduzione, ragazzi. Siamo stati bravissimi, veramente bravi. 2 minuti sì, di introduzione. Tra l'altro, tu parlavi del disco mix. Questo è il 12 pollici di La Vie en Rose.
È proprio il disco mix della Vien Rose, ti dico, quello 12 pollici, quello grosso, quello dei DJ, quello che usavano i DJ per fare le serate, insomma. Gran bel pezzo, grande, grande artista, eccezionale, veramente, sì. Una cosa strepitosa. Io voglio andare avanti perché poi altrimenti la nostra amica Paola D'Andrea si incazza perché dice che non metto i suoi disegni, mentre povero, questo invece è per Luca, ok? Eccolo lì. Io sicuramente riconosco il tizio di Doraemon. Sì, Gian, che è quello sotto in basso a destra o a sinistra a seconda di dove lo guardi, destra, direi destra. A destra perché destra, lo vediamo destra. Tutti. Sì. Poi c'è subito in alto c'è Bab, che è un pipistrellino di una serie di anime che si chiama Rossana, e lui era un po' il trade union tra tutti quanti. Poi sopra, vabbè, c'è Aesop, che è un personaggio che amo molto e... che proprio mi diverte tantissimo fare, di One Piece, tutti all'arrembaggio poi a seconda di come viene chiamata la serie. In ordine antiorario c'è Yo-Yo, che è un personaggio di una serie che si chiama Simsalagrim, che io facevo insieme a Pietro Ubaldi con la direzione di Gabriele Calindri, che si divertiva molto perché eravamo in sala insieme. Pietro è uno che si muove molto quando doppia, e in effetti anch'io all'inizio cercavo di stare fermo, no? Però poi insomma muoversi aiuta, no? Ti devi muovere, aiuta. Per cui dice, aiuta tantissimo. Infatti diceva che c'era questa cosa, a guardarci si vedeva questa danza silenziosa, perché chiaramente poi non possiamo fare niente, alle volte io vengo redarguito perché senza accorgermene salto. E si sente perché poi si... No, ma poi adesso che devi stare a fuoco al centro del microfono è un casino, proprio è un disastro, io pure mi muovo, e quindi vedere. Sembrava una roba di Tai Chi tra me e Pietro Gabriele si divertiva molto perché diceva vedervi è divertentissimo. E poi c'è quello in basso a sinistra che credo sia Nelson, di forse un po' magia per Terry e Maggie. Te lo rimetto, Paola... Nelson. Paola, facci sapere, diccelo veramente, aspettiamo diccelo lumi. Tu, perché di Moretti così ce ne sono... Sono tutti uguali. Ne ho fatti, sembra una cosa brutta, però... No, attenzione. Che poi gli screenshot, no? gli estratti volano, che è una meraviglia in rete. volano subito, praticamente. Ah, di Moretti me ne sono fatti. Però, no, però in effetti alle volte ci sono certe caratteristiche di certi anime... che sono abbastanza magari simili, poi magari cambia il colore dei capelli, una volta è viola, l'altro è giallo, poi insomma... Sì, qui in bianco e nero è difficile. Mentre invece per Marco abbiamo pure te, porca miseria quanta gente. Io vedo un Batman là dietro, un enorme Batman, sì. E poi sotto è il gattone di... Il gatto Megalo, che era il nemico numero uno di Topo Gigio. Perfetto. Poi c'è un altro cattivo che è Shredder delle Tartarughe Ninja. Poi c'è il fidanzato di Sailor Moon, Marzio. All right. E quello sopra credo che sia Papà Gambalunga. Che è un credo. Po' il francese della zona, sembrerebbe. Un po', sì, un po' l'abbigliamento un po' bohemien così. Della zona. Grazie Paola, perché ci piacciono tanto. Grazie Paola che mi ha fatto quasi bello. ma Paola è geniale, cioè, ci piace veramente tanto come disegna. Ma guarda, io sono pieno di roba qua nel WhatsApp della radio. Adesso però dobbiamo uscire da Vien Rose perché siamo arrivati e dobbiamo chiamare il nostro amico o amica, adesso non manco ho guardato che tu hai indovinato tutti, il ragazzo Moro e Nelson ha risposto subito. Okay. Paola, l'ho letto addirittura sul telefonino, vado a disannunciare Grace Jones, La Vie en Rose è il brano che a Luca ricorda il suo trascorso a Parigi e che quindi lo riproietta verso la Ville Lumière. L'avete ascoltato alle 21.37 in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena Con. È il momento di chiamare il nostro amico o la nostra amica, perché non si è firmato barra A, quindi non so esattamente chi sia. Vediamo se parte la telefonata, nel frattempo magari se apro il canale è anche meglio. E vediamo se riusciamo a parlare. Pronto, ci sei? Ci senti? Sì. Ah, maschietto, chiudi l'audio della diretta perché altrimenti facciamo un casino. Chi sei e da dove chiami?
Sì, ciao, sono Giacomo, chiamo da Massa. Tra l'altro ho già chiamato la sera che c'erano Lorenzo. Mi ricordo. Te c'hai una predilezione per i colleghi di Milano, perché veramente riesci a acchiappare tutte, a essere bravissimo e a indovinare. Che cosa hai indovinato? Come si chiamava quel personaggio che abbiamo condiviso io e Luca? Questo era Taro di Arale. Esattamente. Che è una serie che... sai cosa? Forse questa predizione per Milano è che, come dicevate anche prima, sono ruoli che, avendo accompagnato la mia infanzia, rimangono indelebili proprio. È vero, è vero. E poi vi abbiamo veramente accompagnati, come dicevano tanti nostri amici, come hanno detto in tante occasioni. Noi consapevolmente, completamente inconsapevolmente, però siamo contenti di avervi accompagnati. La domanda di rito che forse ti ho fatto anche l'altra volta, non lo so, ma la faccio uguale perché quasi me ce pagano per farla, è se hai scaricato l'app Radio Cigliano. Allora, la prima volta ti risposi di no e quindi ho rimediato e ora l'ho scaricata. Ce l'hai sul telefonino? Ti accompagna dovunque, la radio che ti accompagna dovunque, meno male, siamo contenti, perché siamo anche... in questa maniera ci avete sempre in tasca, noi e i miei amici Alessandro e Tiziana del sabato e tutti i colleghi del doppiaggio che gentilmente vengono qui da noi. Allora, tu hai Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti alla tua mercé. Quindi chiedigli quello che vuoi. Allora, vorrei fare due domande. Una è per tutti e tre, quindi butto subito con questa. Volevo chiedervi un ruolo che vi abbia preso molto emotivamente e fatto pensare, ok, ci sono... Questo è il lavoro che dovevo fare. È il lavoro che mi piace. Bella domanda. Cominciamo da Claudio. Io ho fatto un terzo turno poco fa e mi chiedo sempre, ma è questo il lavoro che devo fare? Perché mi tengo sempre un po' un dubbio, Claudio, penso che non è che il lavoro sia giusto o meno, ma che sia sempre, c'è sempre da migliorare, c'è sempre, non sei mai arrivato, mai, ma guarda, questa cosa ti assicuro che potrebbe confermartela qualunque collega onesto, professionalmente onesto. Poi in realtà quando mi è stato affidato uno dei primi protagonisti, allora lì sì, hai una certezza, ti viene chiaro sott'occhio che il tuo lavoro è riconosciuto. E proprio quando doppiai Zorro, tanti secoli fa, con la direzione di Maurizio Torresan, ed è scomparso insieme a Veronica Pivetti e a Tony Fuoco, che facevo questa serie, e allora lì capii che effettivamente sì, voleva dire che qualcosa funzionava, meritava. Sì. Poi in realtà guarda, io sono stato sempre molto fortunato perché sin dall'inizio ho lavorato tantissimo, perché erano anni in cui, a parte il doppiaggio, c'era tantissimo teatro, si faceva la TV, per cui avevo tante conferme anche nella quantità e nella varietà di lavori che potevo fare, che c'ero, che era la strada, era giusta. E questo non toglie che poco fa mi sono chiesto, ma è giusta la strada? Guarda, io me lo chiedo tutte le mattine, e tutti i giorni, è una domanda proprio costante certo. della nostra vita. Luca, per te? Ma adesso ci stavo pensando, poi Claudio mi ha fatto venire in mente una cosa, che un giorno ero in turno proprio con Maurizio Torresan, Paolo Torrisi, e mi fece fare il mio primo personaggino di puntata, un po' uno che insomma era il coprotagonista di una puntata, e io mi ricordo che mi sono divertito tantissimo. Forse avevo iniziato a lasciare andare, no? Sai, la tensione, perché se pensi all'inizio pensi tanto al sync, allora la recitazione va a farsi benedire, pensi alla recitazione ma poi non sei più a sync, insomma tutte le cose che uno deve imparare man mano col mestiere, perché è un mestiere artigianale, no? Quindi come saper usare un cesello quando lavori sul legno. E quindi alla fine Maurizio mi fece dei complimenti e mi disse delle cose che insomma ho detto, ma insomma
forse ci siamo, posso continuare su questa strada e poi vabbè, la strada è continuata. E poi comunque sì, è vero, non, ci mettiamo sempre alla prova ogni giorno, proprio perché inizi con appunto la cosa in costume, poi magari fai un'altra cosa, per cui è un continuamente accendere e spegnere un interruttore e rinnovarsi in continuazione, quindi è sempre una bella sfida quella. Marco, non si finisce mai di imparare. Mai. Non si finisce mai, sì, veramente, tutti i giorni. Marco, secondo me è un mestiere di grande concentrazione del momento, ha ragione Luca. A me è capitato una volta, c'era una persona che stava assistendo a un turno e mi ha detto: ma tu adesso devi fare una scena in cui muori e sei qui e stai raccontando una barzelletta. Ma come fai il sottotesto? Ma non ti vergogni? Secondo me questo è importantissimo, bisogna essere concentratissimi nel momento in cui si accende la lucetta rossa. E lì dai tutto te stesso, dai meglio di te stesso. E da qui la schizofrenia di cui si parlava prima. Esattamente. Perché veramente per certe volte. Invece sugli esordi, sugli inizi, io veramente all'inizio dicevo: ma sono di una cagneria fotonica, ma perché mi fanno lavorare? Evidentemente perché c'era tanto lavoro, erano gli anni 80, non lo so. Ma no, forse perché la cagneria, forse perché noi siamo ipercritici e quindi essendo, poi certo c'è sempre da migliorare, ma miglioriamo ogni giorno, ogni volta quando rifacciamo l'anello perché l'abbiamo sbagliato e troviamo la chiave giusta, gli entriamo negli occhi e gli buchiamo lo sguardo, in quel momento abbiamo migliorato rispetto a quello che facevamo prima, tutti i giorni succede. E poi comunque sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Claudio, che c'è sempre da imparare, sempre, anche dall'ultimo collega arrivato, perché io mi accorgo, magari mi fermo ad ascoltare la persona X che è al suo quinto o sesto turno e dico: ah, però l'ha detta così, io l'avrei detta diversamente, però bella, funziona anche così. È vero, e... verissimo. E secondo me questo è importante. E questo c'è anche nel dialogo con il direttore, no? Quando il direttore ha un'idea, perché è giusto che ce l'abbia, è lui che sa tutto, tu non sai niente, sei là una marionetta nelle mani del direttore, però poi magari tu c'hai quel guizzo e dici: senti, ma io ti faccio questa proposta, e lui dice: la tengo, perché hai dato una lettura diversa che dal confronto di tutte le professionalità che si incrociano all'interno di un turno nasce la battuta migliore, la battuta ancora migliore rispetto a come l'aveva ragionata il direttore. È un lavoro che non finisci mai di imparare. Come dicevo sempre io, un grande attore, un Alberto Sordi, grandissimo attore, quanti film avrà fatto nella sua vita? 200. Noi quanti pezzi unici abbiamo fatto nella nostra vita? Migliaia, decine di migliaia. Allora, abbiamo fatto i ruoli, Alberto Sordi ha fatto 200 ruoli, noi ne abbiamo fatti 10.000, capito? Diversi, abbiamo fatto tutto, non c'è un ruolo che non abbiamo fatto. Come arriva, veramente è difficile che c'è un ruolo che non abbiamo fatto. Quindi abbiamo... Senso Alberto Sordi, mi viene in mente una cosa per quello che diceva prima Marco, no? Ma come fai adesso a raccontarti una barzelletta? Avevo letto un'intervista dove c'era Shelley Winters e stavano chiedendo la differenza tra il metodo e la recitazione degli altri attori. E lei raccontava di questa storia, di questo momento. Lei stava girando Un borghese piccolo piccolo proprio con Alberto Sordi. E lei dice: c'era questa scena della morte del figlio. Lei dice: io usavo un'audiocassetta perché mi serviva c'era dentro, credo, una musica che l'aiutava ad arrivare al pianto, a trovare quello stato d'animo giusto. E Alberto Sordi era appoggiato allo stipite, pare, della porta e si stava mangiando un panino tipo con la mortazza. Cioè, lo guarda e dice: ma Alberto, adesso c'è la scena della morte del figlio. Gli fa: sì. Dice: ma è la tua scena madre, la cosa, il pianto, le cose. Fa: lo so. E mangi il panino con la mortazza. Lui la guarda e fa: beh. E poi lei ha detto: lui ha girato la scena ed era uno qualcosa di magistrale, profondamente emozionante. Però ne esce uno ogni 100, così, ragazzi, perché c'è tanta gente. C'era un grande basso russo del passato, che si chiamava Shaliapin,
il quale quando cantava Boris Godunov, un'opera gigantesca con una scena madre difficilissima sia dal punto di vista del canto sia dal punto di vista della recitazione, e un giorno gli chiesero: ma come fa lei a entrare così nel personaggio, a cantare, a essere personaggio, a stare in scena, che cosa fa prima di entrare in scena, cosa fa? Lui guardò tutti e disse: ma io veramente quando entro in scena cerco di concentrarmi su dove ho appoggiato il sigaro in quinta per poterlo ritrovare poi quando esco. Ognuno ha la sua, ragazzi, ognuno ha la sua. L'importante è quello che viene fuori, poi come ci si arriva? Se tu per fare uno che corre, che quindi anzi, ma devi farti 30 giri di leggio, come succede certe volte, capito? E fatti 30 giri di leggio. A me quando me lo chiesero dissi sì, poi dove sono le piastre? Perché io svengo qua per terra e mi devi rianimare sul posto, capito? Quindi, ognuno ha le sue, però è giusto che ognuno abbia le sue differenze e che faccia... E poi l'importante è quello che esce fuori. Ricordiamoci che quello che facciamo noi, certo, è quello che facciamo noi, è solo finzione. Poi che ci sia finzione decore, ok, ci siamo, però è finzione, ecco, veramente. Abbiamo perso Marco, spero che... eccolo qua, è tornato, perfetto. È tornato. Disculpa, è morto tutto. c'è stato un attimo di stop, benissimo. Allora, Giacomo, io ti ringrazio veramente per... C'è un'altra domanda, Giacomo. Avevi un'altra domanda? Sì, scusa, vai, velocissimo. Vai. Mi senti? Benissimo, diccela. Sì, la domanda era per Claudio. Volevo chiedere se ti ricordavi un ruolo molto particolare che hai fatto nel film 24 Hour Party People con Steve Coogan, dove fai appunto Steve Coogan. E niente, è un film che io ho amato sull'ambiente della New Wave di Manchester degli anni 80, e volevo sapere se avessi dei ricordi, degli aneddoti particolari. No, non ho, sono sincero, non ho aneddoti particolari, anche perché io poi devo fare mente locale, devo ricordare il film, le scene e tutto, allora poi mi viene in mente dove l'ho doppiato e con chi. La cosa bella è che sono argomenti belli quelli. Io trovo che ci siano dei prodotti belli perché abbiamo degli attori bravi da doppiare, e come accennavo fuori onda parlando con i colleghi, spesso quando poi l'attore è bravo è più facile doppiarlo. Mentre ricordi poi prodotti belli perché l'argomento di cui si parla è bello. A volte ci sono dei documentari che fai, artistici, veramente fatti bene, e ricordi, e magari tu hai fatto il narratore, niente di speciale, però ricordi la bellezza dell'argomento. Nel caso di quel film era la bellezza dell'argomento che mi è rimasta impressa, non tanto poi la bravura degli attori o meno. Questo lo ricordo molto bene. Bello, mi piace. Non ho sentito tante volte una risposta di questo tipo, però è vero, a volte è l'argomento che ci attira. E poi ce lo ricordiamo perché vediamo il film, capiamo l'argomento e diciamo: aspetta, ma forse l'ho fatto io perché mi ricordo una roba, sì, capito? Poi devi sapere che poi parlo con l'ascoltatore. Sì, perdonami, sì, non mi ricordo. Giacomo. Scusami, Giacomo. Tante volte noi doppiamo non abbiamo, è solo il direttore che ha l'immagine completa del film o del cartone o di quello che doppiamo, a meno che non doppiamo dal primo minuto all'ultimo minuto del prodotto. Quindi spesso poi, come dicevamo adesso, appunto, tu torni, come diceva Alessio, noi tu vai a vedere il prodotto, il film che sia, e riconosci la completezza e la bellezza di quello che hai fatto. Al momento non te ne rendi conto. E quante volte noi doppiamo un film e non abbiamo minimamente, andiamo poi a vederlo e diciamo: avevo capito di doppiare un altro film completamente. Bravissimo. Perché è verissimo. Beh, un po' è dovuto anche alle colonne separate, sì, ai ritmi di lavorazione, a queste cose. Adesso vi farò una bella domanda proprio sulla colonna separata nel guarda, ma scrivo proprio colonna separata, perché ve la voglio fare. La faremo durante il prossimo disco. Nel frattempo io ringrazio Giacomo per queste belle domande che hai fatto ai nostri amici. Continua a seguirci, mi raccomando, sempre su Radio Cigliano, e mandaci anche il tuo controselfie perché non lo vedo qua.
Ma mi avevi scritto una cosa incredibilmente grossa che non avevo letto, chissà quando. No, l'ultima volta. Tempo fa, va bene, la sto vedendo adesso, poi magari riesco anche a risponderti. Grazie Giacomo, ci vediamo presto, un saluto. A voi, grazie saluto. Veramente, grazie. Ciao, ciao, grazie. 21.53 su Radio Cigliano c'è Dopo Cena con Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti. Claudio, annicchiato all'1, annicchiato al 2, e mo la canzone te tocca a te, eh. Non ci sono cavoli, quale numero? Vado con la numero 1 e io te la metto subito e ti do il primissimo piano per spiegare perché questa canzone, che è anche divertente, un divertissement questa canzone per certi motivi. Ma hai già spiegato il motivo, perché la persona che la canta sin da bambino per me era un personaggio fondamentale. Io ascoltavo i suoi dischi perché questo personaggio aveva una casa discografica sua. E io riconoscevo i dischi pur non sapendo ancora leggere, ero un bambino piccolo, parlo dei dischi 45 giri, un altro oggetto di cui tanti ascoltatori non sapranno di cosa stiamo parlando, ma insomma, vinile. Il mangiadischi Penny, ve lo ricordate? Il Penny, bravo! Quello con quei colori rosso, arancione di solito, arancione di solito. Arancione anch'io, con i buchini da cui usciva il suono e poi un tasto che faceva un rumore inquietante, strac, che faceva uscire il disco, e tu con altrettanta forza inserivi il disco per farlo suonare. Allora io riconoscevo questi dischi dall'effigie proprio della casa discografica di questo cantante, e ero appassionato di tutte le canzoni che lui faceva. Mi piaceva il personaggio, perché era un personaggio anche che si dedicava alla televisione e al cinema, e lo fa tuttora, alla sua veneranda età. E a Natale era un classico che con mio papà, mia sorella e mia mamma andavamo a vedere o un film fatto da costui oppure un film di Bud Spencer e Terence Hill. Era un po' il Checco Zalone degli anni 70, lui, se vogliamo dirlo, perché faceva dei film spesso divertenti anche. Signore e signori, sapete come conosciamo Claudio Moneta attraverso la musica? Lo conosciamo attraverso un disco mix, tra l'altro anche questo è un disco in versione estesa. Siamo nel 1973, lui è il grande, il super molleggiato Adriano Celentano, e questa non si può dire che così, Prison Call in Easy Non Chusel, all right! Su Radio Cigliano. Bella, 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 bella. Sulla radio si divertono, vi ricordo che sulla radio li sentite puliti. Allora, ce l'ho scritta qui, quindi non la posso derogare. Noi abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme, d'accordo? La colonna separata si faceva se c'era un personaggio di spicco o se qualcuno stava male, o se erano 12 persone al leggio e allora dovevi per forza separare perché non riuscivi a mettere 12 persone. Io ricordo i turni, come li chiamavo io, platters, eravamo come i platters, di là. No? A tutti, tutti così al leggio, i turni platters, 4-5 persone, te passavi la cuffia, perché di solito le cuffie al massimo erano 4, e quindi cose che abbiamo vissuto. La colonna separata, Marco, come la vivi tu la colonna separata? Non mi fa impazzire, ma oramai siamo anche abituati. È diventata la regola. Certo. Non mi fa impazzire. Mi ricordo, a livello di aneddoto, i primi turni, io ero terrorizzato quando dicevi appunto dei famosi turni platters, quando io, Pischello, l'ultimo arrivato, avevo questi mostri a leggio, entravo, guardavo l'anello e vedevo e dicevo, cazzo, Poliziotto 2, è l'ultimo a parlare, questo si accavalla, dice, fermi tutti, fermi, mani in alto, adesso io la sbaglio, questi devono rifare. Mi ammazzano e mi sudavano le mani, diventavo pazzo. Io inventavo una tosse. Scusate, non so che mi succede, e uscivo, loro facevano e poi io entravo. Ma all'epoca facevano parte. Sì, mi facevo, quando era proprio, perché quando c'avevi dei mostri al leggio, gente di una certa età che stava lì, dicevi, ma se io sbaglio e sono l'ultimo e devo dire ciao e dico ciao, ma posso per fargli rifare la battuta ciao a questi qua, ma mi uccidono. E c'era, mi ricordo una volta Gigi Montini che mi proprio si girò verso di me, Gigi, e dice,
Ma veramente hai sbagliato ciao, una cosa del genere. E io divenni piccolo, piccolo, nulla, assolutamente. Quindi era tutto un... Però insomma, torno da voi, disannuncio, ma torno da voi perché ci lasciamo sotto Adriano Celentano per continuare, perché poi le colonne separate ci hanno anche aiutati a crescere, le colonne non separate ci hanno aiutati a crescere a noi. Prison Call in Esinanciuso, l'Adriano Celentano, 1973, il primo brano di Claudio Moneta, l'abbiamo ascoltato in diretta su Radio Cigliano. E su questo ritmo un po' scatenato, un po' forte, un po' densereccio, continuiamo il nostro discorso che stavamo facendo nei fuori onda sulle colonne separate. Claudio, noi abbiamo rubato tanto da chi c'era al Leggio prima di noi, abbiamo rubato in maniera bonaria ovviamente, un po' il garzone di bottega, no? Sì, sì, ma certo, una delle mie insegnanti, l'insegnante che ha insegnato a me e a Luca recitazione, ci insegnò che l'attore fondamentalmente doveva essere ladro e un po' puttana. Cioè, sì, nel senso, ladro perché devi rubare, è un furto, e puttana nel senso che devi essere senza veli, spudorato, perché non c'è altra soluzione, è tutto lì il nodo emozionale che poi ci fermerebbe. Senza... È vero. La colonna separata, io però spezzo una lancia, perché comunque dal punto di vista tecnico permette, a parte vabbè, accorciare i tempi di lavorazione per certi versi, ma questo è un fatto che riguarda non so, una parte amministrativa, però permette l'equalizzazione delle voci e il trattamento singolo della voce più attento, più delicato, quindi dedicato a una voce che chiaramente non è accavallata a nient'altro, certo. E quindi può dare un vantaggio. Questo non toglie che non si può non detestarla, proprio perché impariamo, quando impariamo a recitare ci viene insegnato innanzitutto l'ascolto, no? E quanto è importante rispondere al collega e ascoltarlo. Se poi recitiamo separati, questo insegnamento va a farsi benedire. È vero. Però ha maggior ragione, prego? Dicevo, e poi se sei fortunato hai in cuffia un collega che ha inciso prima di te. Certo. Se sei sfortunato sei tu il primo, per cui sei tu che apri le danze. Sì, poi io faccio parte di quelli, per esempio, che in cuffia non voglio sentire niente, perché quando comincio a sentire l'originale, l'italiano, non capisco un tubo, allora preferisco sentire... Invece io che ultimamente sono un fan della Pausini, perché la solitudine del doppiatore ormai è una cosa pazzesca, capito? Quindi mi recito e canto la Pausini da tutte le parti mentre sto al turno, invece io mi faccio mettere tutti. Oggi mi dovevo far togliere un collega perché ovviamente con l'attacco in ritardo, quello che abbiamo normalmente noi, mi andava sulla battuta e perdevo l'attacco mio, però poi lo rivolevo immediatamente. Io cerco di... anche perché quante volte tu andavi al Leggio con un'idea della battuta, la provavi mentalmente sul giro sonoro, no? Provavi mentalmente la battuta, dopodiché il collega prima di te ti tirava fuori un'altra cosa di risposta, no? Giusto, Luca? Cioè, ti rispondevi proprio alla battuta del collega. Sì, stai dicendo a me, sì, vero? Dico te. Sì, ma a questo proposito, con Claudio facevamo una serie di... eravamo dei dinosauri, se non sbaglio, vero Claudio? Sì, E di solito la facevamo assieme. Eravamo sempre a Leggio, perché poi questi qui viaggiavano sempre in coppia. Poi probabilmente per problemi di disponibilità, adesso non ricordo perché è una cosa di un po' di tempo fa, non potevamo essere assieme. E però chi registrava prima ci lasciavamo sempre dei messaggi, perché poi trovavamo sempre un modo di chiudere l'episodio, perché tendenzialmente lo chiudevamo noi due, e ci inventavamo sul momento una gag, un qualcosa che magari non era neanche sull'originale, ma insomma che però piaceva, per cui ci lasciavano fare, no? Appunto, come dicevamo prima, quell'idea che il direttore dice ok, me la tengo, mi va benissimo. E per cui ci lasciavamo dei messaggi sul copione, guarda che io poi ho detto così, ho detto cos'ha, ed era il nostro modo, per due o tre volte ci siamo lasciati questi messaggi così. Che figata. Stare da soli è un gran peccato, è vero, rubare è fantastico, nel senso che è quello che ho fatto sicuramente anch'io ascoltando chi prima di me aveva iniziato e faceva, e quindi era tutto un assorbire, una spugna, e così.
Però mi ricordo di un turno, uno dei miei primissimi, era proprio anche il mio, era un poliziotto, ero sul tetto, no, ero insieme, non so a chi, c'era questa collega più âgée che... Nomi e cognomi! Non li farò mai ma neanche sotto tortura! Che mi ricordo che nel momento, lei aveva questa battuta, poi attaccavo io, il problema è che ero quasi accavallato, per cui insomma, e lei mi faceva così, mi faceva il segno della pistola di fianco alla testa, perché era la cosa simpatia. Se sbagli sei morto. Se sbagli sei morto, e ovviamente io sbagliavo. Ma certo, ma voglio vedere. Avevo già il mio carico emotivo, perché dicevo non devi sbagliare, devi sbagliare, devo dimostrare di saper fare qualcosa. Con questa che poi mi puntava la pistola alla tempia e io proprio io sudavo come non so che cosa e poi sbagliavo. Allora attenzione, perché soprattutto i colleghi e le colleghe che avevano fatto tanto teatro e che uscivano dalle burlette, da tutto quello che si fa a teatro, nel quale veramente all'ultima svacchi e fai delle cose, a me mi hanno massacrato con le burlette a teatro in quelle quattro cazzate che ho fatto, loro sapevano come metterti a disagio per ridere come dei pazzi di quello che tu... Del disagio che tu avevi. Io ricordo il grande Elio Pandolfi, che veramente è grandissimo, che un giorno mi disse proprio, stava accanto a me, fece allora pronti a incidere, io ero piccolino, si gira e mi fa non sbagliare, così. Buona l'84esima, ovviamente, perché che fa? Sai, con il contratto usciva un rantolo, non riusciva più la voce. Elio Pandolfi che ti dice una cosa del genere. Ragazzi, siamo arrivati al momento della clip misteriosa. Prendete il secondo foglio della scaletta, perché è il momento di... i nostri amici hanno evidenziato, mi hanno portato tre clip tratte da un loro doppiaggio. E che sarà? Che sarà? Non lo so, io non posso saperlo, l'ho scritto qua ma non lo so, devo fare un po' lo gnorri, no? Devo fare un po' il Pamela Prati della situazione in questo caso, che nego l'evidenza e dico non so, non saprei cosa. E tre clip, voi dovrete ascoltarle, indovinare da che doppiaggio sono tratte. Si risponde esclusivamente al 328-7948-796 al WhatsApp e vado a posizionarmi all'ultimo dei 75 contro selfie che sono arrivati. Io penso che non riuscirò a farli vedere tutti questa sera. L'ultimo contro selfie, che è sempre fortunatissimo perché lo faccio vedere, è il contro selfie della nostra amica Laura, se non mi ricordo male, che ha voluto essere insieme a noi, si è voluta mettere nel contro selfie, si è voluta mettere insieme a noi. Grazie veramente, grazie per averlo mandato. Ciao Laura. Grazie Laura. Ma è il momento della clip misteriosa. Io devo vi ricordo che si legge dritta, quasi come un documentario di un come il narratore di un documentario. Vi chiedo soltanto un ordine: chi è il primo che comincia? Avete fatto comincia Marco, ma dividetevi la patata fra voi. Bim bum bam, dai, vado io. Claudio, grande. Allora, io ti do una basetta atta a, signore e signori, questa è la clip misteriosa di Claudio Moneta. Ehi, salve. Ci siamo divertiti stasera, ma se pensiamo a cose serie, questo è il periodo in cui capiamo quanto è importante donare. E non esiste regalo più grande di una bella trombata. Perciò, durante queste feste, perché non trombare con chi ne ha bisogno? Questo è il primo monologhetto. Secondo monologhetto. Per tutta la vita ho sfidato i miei limiti per sorpassare il confine del possibile e dunque fino all'impossibile. A essere precisi, più oltre ancora, fino al punto in cui ciò che è possibile e l'impossibile si mescolano e si trasformano nel possibile. E se posso lasciarvi con una massima, ecco qual è. Nella vita, niente e ogni cosa è possibile. Vabbè, Claudio, posso dirti, intanto bravo, aspetta, c'ho sempre l'applauso qui, ecco, andiamo con l'applauso registrato che è bellissimo, ce l'ho, non ce l'avevo in questa trasmissione, l'ho messo quando c'è nato il remoto. Allora, mentre tu dicevi ci siamo divertiti stasera, avevano già indovinato, ti dico soltanto questo, sono bravissimi, di una bravura eccezionale, veramente, ma grazie, noi grazie. Lasciamoli sfogare, ovviamente, adesso tra Luca e Marco, chi è che prosegue?
Vado io. Vai tu, Luca? Perfetto, okay. Allora, aspetta che ti riazzero la base, perché hai diritto anche tu alla base pulita. Signore e signori, la clip misteriosa di Luca Bottale. Che cosa succede? Perché hanno tutti quelle facce così serie? È chiaro che l'atmosfera fra i membri della ciurma è piuttosto pesante da quando non ci sono io. Devo agire per il bene di tutti. Scena numero 34. Certo che in piena notte si muore dal freddo qui fuori. Devo starnutire più forte così loro mi sentono. Ci siamo. Questo è il momento della verità. Devo fare in modo che sembri una coincidenza. Ah, ciao, che piacere. Passavo di qui per caso. Oh, poverino, lì fuori fa freddo e finirai per prenderti un raffreddore. Dai, entra con noi. Tranquilli, capisco quello che provate. Sentite la mia mancanza, giusto? Ho una buona notizia per voi. Sono pronto a dimenticare quello che è successo e a tornare indietro. Sono andati a dormire? Chissà se sono andati a dormire. I nostri amici di WhatsApp, no, ti assicuro di no. Credo che siano arrivati 720 messaggi. Adesso devo andare a trovare il primo che è stato, devo ancora isolarlo. È un bel lavoraccio, devo dire. È un bel lavoraccio. Devo stare attento a beccare il primo, perché poi ne arrivano una valanga e lo sommergono praticamente. Quindi devo stare molto attento. E chiudiamo con Marco, ovviamente, perché a chi tocca, a Roma si dice, a chi tocca non se ingrugna. Quindi è proprio a Roma è così, è assolutamente chiara la cosa. Allora, fatemi azzerare la basetta, vediamo se so bravo e riesco a farlo. Yes, dovrei. Questa è la clip misteriosa per Marco Balzarotti. Ma posso farla come Carmen Di Pietro? Se vuoi. La tua malvagità ha risvegliato in me la parte più terribile del mio segno. Le tue vittime gridano forte la loro vendetta. Hai calpestato l'amore e la misericordia troppo a lungo per poter sopravvivere. Non hai mai rivelato un dubbio o un'esitazione. Sei malvagio. Hai risvegliato la rabbia in me. Perché l'hai fatto? Perché mi hai reso così terribile e spietato? Non hai risparmiato neppure gli indifesi che si sono parati di fronte al tuo cammino. Non hai esitato a rendere i tuoi nemici simili a zombie. Non hai avuto pietà di una fanciulla indifesa che ha avuto come unico torto quello di pregare per me. Quanto ho temuto che arrivasse questo momento, che la collera si potesse impadronire di me così. Allora, diciamo che così non va mai fatti recitare nessun direttore. Ho una primizia. Marco, io lo terrei come demo questa qui. Sì, questo lo puoi isolare. Comunque, ragazzi, io non credo che sia all'ascolto, ma Carmen Di Pietro è una mia idola indiscussa. Quindi, chapeau. È morta lì. Va bene. Allora, ragazzi, il delirio totale, vi assicuro c'è stato il delirio totale. Sapremo, adesso lanciamo una canzone che riguarda Marco, perché torniamo alla seconda canzone di Marco, e dopodiché decreteremo chi sono i vincitori, che vinceranno, vi ricordo, una fotografia di Claudio, una fotografia di Luca e una fotografia di Marco. Marco, qual è il tuo secondo brano? Allora, la mia seconda scelta è la numero 2. La numero 2, andiamo quasi in ordine, perché l'hai portata? Allora, l'ho portata intanto per far vedere che non sono un vecchio dinosauro, ma è una canzone che va per la maggiore adesso. Non vivo solo di Orietta Berti e Nicola Rigliano. E l'ho portata perché è una canzone che trasuda di Sicilia, dagli interpreti alla canzone stessa. Sicilia che negli ultimi anni, intanto è una terra che io amo ovviamente, e si è un po' intorcinata con la mia esistenza, a partire dalla mia cagnolona di cui parlavamo prima, che è una trovatella di Palagonia in provincia di Catania. E che prima o poi ci devi mostrare, però deve venire lì. Sì, ma lei si paralizza, fa l'effetto pecorella del presepe, pesa 25 kg ma rimane così. Vabbè. E Sicilia che mi ha portato poco tempo fa a diventare amico di questo regista indie che si chiama Fabrizio La Monica, che forse voi conoscete,
che ha vinto un sacco di premi con questo suo film che si chiama Dio non ti odia, uno proprio la settimana scorsa alla Puglia Film Festival. E da cosa nasce cosa, con lui ho cominciato a collaborare a questo nuovo film che uscirà tra poco, che si chiama Il buio del giorno. Film è una specie di thriller ambientato in Sicilia, di cui però non posso parlare molto per non spoilerare, però mi piaceva approfittare di questa nostra opportunità per fare un po' di vetrina per Fabrizio, che se la merita tutta. Giustamente. Per gli attori che lavorano con lui sono Ferdinando Gattuccio, Roberto Romano, Dalila Lanzarone, Paolo Tignirello, Antonio Scaglione, sono uno più bravo dell'altro. E credo che comunque mettere in piedi un film in Sicilia non sia una cosa facile, lui l'ha fatta, il Covid si è messo di mezzo, adesso gli ha bloccato un po' tutto, ma quando uscirà questo film vi invito ad andare a vederlo. Ah, ci sono gli effetti speciali di Sergio Stivaletti, quindi Dario Argento ci dice qualcosa, è una cosa molto 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 bella. Scusate se ho fatto un po' lo spottone. No, ma hai fatto bene, perché poi ognuno, a parte che la trasmissione è vostra, quindi siete voi che decidete stasera di che cosa parlare, mi fa piacere che non si parli anche di doppiaggio, ma si parli anche di altri aspetti della nostra professione, che magari qua saltiamo un pochino perché siamo più concentrati sul doppiaggio, però ricordiamolo che c'è tanto casino in questo momento nel mondo dell'intrattenimento, dei nostri colleghi che fanno gli attori, teatro, cinema, stanno rovinatissimi, ragazzi, rovinati proprio. Io lo lancio tutto. Così nel frattempo continuiamo a parlarne anche fuori campo, fuori onda, ricordando che fuori onda in Facebook sono onda normale. È appena uscito questo disco e ha legato tre artisti che sono abbastanza eterogenei, ma forse manco tanto, perché abbiamo Colapesce col featuring di Di Martino e Carmen Con Consoli, disco uscito proprio pochi giorni fa, si intitola Luna Araba, Radio Cigliano. Hai visto com'è moderno il Balzarotti? L'hai sentito? Ragazzi, mica no. Allora, no. Comunque, Alessio, scusa. Dimmi. Il lapsus fuori onda, fuori campo era fatto. È stato forte. È proprio il doppiatore che viene fuori. Che lo dobbiamo fare. Io ogni tanto ai miei, quando facevo il direttore, quando ho fatto tanto il direttore nella vita mia, ogni tanto ai miei amici dicevo muto. Ok? Oppure cercavo il pulsante al ristorante, cercavo il pulsante per parlare con la gente, no? Cercavo del talkback, e la gente mi pigliava per matto, a volte mi tenevo le sigarette sotto mano in maniera da poter, capito, toccare qualche cosa, perché poi quando lo fai tutto il giorno un po' ti resta nella gestualità, nelle cose che fai, capito? Un pochino resta. Allora, stavo dicendo che noi facciamo doppiaggio, ma siamo attori, perché poi si scinde un po' in questo momento, ragazzi. Tanta gente mi dice, sai, io non voglio fare l'attore, io voglio direttamente partire e fare il doppiatore. Luca annuisce. Luca, che pensiero hai di questa cosa? Perché mi capisci... Come sarà capitato a tutti quanti, no? Magari Claudio no, perché non via Facebook, ma di persona, nel senso che ti capita che ti scriva della gente e ti chiede che cosa devi fare per diventare un doppiatore. E allora uno parte proprio da a Milano si dice dai tempi del Carlo Cudega, per dire proprio dall'età della pietra, e dici, ma allora... Scuola di teatro, incominci il corso di dizione, scuola di recitazione, imparare a recitare, così, e poi arrivi, approdi a un discorso di specializzazione, perché poi è un ramo, insomma, no? Però deve arrivare con una base di preparazione, ovviamente, che poi affini mentre lavori, però ci deve essere un substrato, un qualcosa su cui lavorare. E anche a me dicono, ok, va bene, corso di recitazione, ma per fare il doppiatore io finisco, fai quello che vuoi, la strada, io dico, la strada sarebbe questa, e poi vedi tu. No, poi sarebbe, nel senso che ricordo quando mi dicono, però io ho una bella voce, ma non servono le belle voci, servono le belle intenzioni, serve uno che sa trasmettere, non serve la bella voce, perché poi se quello è brutto e cattivo, serve una voce brutta da abbinargli, poi chi ha la bella voce può anche fare la brutta voce, però sì, non è detto, insomma. Aspettate che vada disannunciare il disco.
Con la Pesce featuring Di Martino e Carmen Consoli, Luna Araba, l'abbiamo ascoltata come secondo pezzo portato da Marco Balzarotti a Dopo Cena Con alle 22.17. Siete su Radio Cigliano. Se non è, io oggi è il 4 giugno del 2020, se non è il 4 giugno del 2020 non è impazzito Cigliano, state guardando una replica, succede, e la potete vedere sul canale YouTube per esempio, dove in questo momento siamo anche in diretta. Andatevi a iscrivere al canale YouTube, vi ricordo di condividere questo video sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, attraverso la vostra condivisione, altrimenti chiudiamo la saracinesca e buttiamo la chiave che facciamo prima, perché questa trasmissione deve essere fatta per il vostro gradimento. Condividete sulla vostra pagina Facebook, un like sulla pagina Facebook corrisponde a un applauso, quello che a noi, gente di spettacolo, non ci dispiace per niente, insomma, no. Ci piace anche un pochino, lo facciamo proprio per quello, saremo vanesi e che dobbiamo fare, però ci piace l'applauso, che dobbiamo dire. Vi ricordo che siamo anche su Instagram e siamo anche sull'app Radio Cigliano, scaricatela per iOS e Android, la radio sempre in tasca, Radio Cigliano, la radio del doppiaggio italiano. Allora, sono arrivate, io non l'ho più contate ragazzi, non le ho più contate, perché sono arrivati, giusto così per ridere, io ho 97 WhatsApp in attesa. Vi dico soltanto questo, quindi sono arrivate due risposte. Ancora il suo perché. Infatti, risposte a tutti quanti sono arrivate, ma solo uno, come in Highlander, vincerà la fotografia. Allora, partiamo da Claudio. Il nostro amico che ha indovinato si chiama Gianluca, ha 19 anni e ha WhatsAppato da Napoli. Bellissima città, bravissimo Gianluca. E ha indovinato, Claudio, che la tua clip era tratta da... Lo puoi dire, sì. Ah, sì. Da, pensavo che ci fosse un rullo di tamburi. How I Met Your Mother. Esatto. Era uno dei tanti monologhi lezione di Neil Patrick Harris, che è il personaggio che era ritratto nel disegno che abbiamo visto, esatto, prima, in quello di Paola. In quello di Paola. Allora, noi faremo avere la tua fotografia, purtroppo non autografata, ragazzi. Ah, a proposito, ve la estorco immediatamente qui la cosa. Io so che è complicato, che siete a Milano, che si dovrà organizzare, ma quando il Covid sarà un ricordo e si potrà stare insieme, guardate, vi faccio vedere dove qua c'è Alexo, c'è tanto spazio per tre persone, veramente riusciamo ad avvolgere tutta la scrivania. Quindi io vi chiederò di tornare con la stessa compagine qui a fare la trasmissione dal vivo, perché è bello guardarsi in faccia con i bei primi piani, vedi, tipo questo di Claudio, bello primo piano tutto preciso di Skype, ma è bello anche arronzare qua in diretta e guardarsi negli occhi mentre si sta, okay, a un microfono tutti quanti insieme, quindi assolutamente io ci sto, così magari facciamo la cena e poi il dopo cena. Attenzione, il dopo cena è perché qui arriva la pizza che noi ci mangiamo prima della diretta. Ci si mangia una bella pizza e poi dopo si fa pizza romana. Okay. Non so se voi siete fan di pizza napoletana o romana, qua si mangia la pizza romana a Roma, quindi è così. Allora, siccome io sono come San Tommaso, come dico sempre, e se non lo sento non ci credo, signori, questa è la clip di Claudio Moneta tratta da How I Met Your Mother. Ehi, salve, ci siamo divertiti stasera, ma se pensiamo a cose serie, questo è il periodo in cui capiamo quanto è importante donare. E non esiste regalo più grande di una bella trombata. Perciò, durante queste feste, perché non trombare con chi ne ha bisogno? Per tutta la vita ho sfidato i miei limiti per sorpassare il confine del possibile. E dunque fino all'impossibile? A essere precisi, più oltre ancora, fino al punto in cui ciò che è possibile e l'impossibile si mescolano e si trasformano nel possimpibile. E se posso lasciarvi con una massima, ecco qual è. Nella vita, niente e ogni cosa è possimpibile. Bravo! Bravo Claudio! Aspetta. Oh! Questo è Carnegie Hall, veramente. Un applauso. Sembra l'Arena di Verona, una cosa pazzesca. Sì, si strappiamo i capelli e le vesti, incredibilmente. Bravo anche il nostro amico, dove sta? Il nostro amico Gianluca, 19 anni da Napoli, che ha indovinato. Passiamo a Luca, che è stato il secondo. Io carico immediatamente anche la clip di Luca. Chi l'ha indovinato? L'ha indovinato il nostro amico Gabriele. Allora, noi abbiamo tanti amici Gabriele, quindi non so quale sarà sinceramente il Gabriele che ha vinto. Uno se vedrà ricapitato, perché me lo so segnato
sul WhatsApp, si vedrà recapitata la foto di Luca nel suo WhatsApp. Dopo la trasmissione levate e mettete muto il WhatsApp, perché vi arriva a luna e non sarà bello. Mettete muto il WhatsApp. Luca, da che cosa era tratto la tua clip? Era tratto da One Piece, era Usopp, che insomma cerca di ritornare, combina sempre un po' di casini Usopp, per cui guai. E questo è un momento in cui cerca di insomma rappezzare un po' con i suoi compagni. E allora anche per te, Luca, andiamo ad ascoltare la tua clip. Luca Bottale. Che cosa succede? Perché hanno tutti quelle facce così serie? È chiaro che l'atmosfera fra i membri della ciurma è piuttosto pesante da quando non ci sono io. Devo agire per il bene di tutti. Scena numero 34. Certo che in piena notte si muore dal freddo qui fuori. Devo starnutire più forte così loro mi sentono. Ci siamo? Questo è il momento della verità. Devo fare in modo che sembri una coincidenza. Ciao Usopp, che piacere. Ciao Nami, passavo di qui per caso. Oh poverino, lì fuori fa freddo e finirei per prenderti un raffreddore. Dai, entra con noi. Tranquilli, capisco quello che provate. Sentite la mia mancanza, giusto? Ho una buona notizia per voi. Sono pronto a dimenticare quello che è successo e a tornare indietro. Sono andati a dormire. Vabbè, succede. Eccolo, la carne ghiola anche per te, giustamente. Grazie. Perché è necessario, c'è anche l'applauso dal vivo. Bravissimo Gabriele, che ha indovinato al 328-7948-796. Manca Marco. E allora, aspetta che carico anche la tua clip che ho qui, perfetto. Allora, chi è stato? È stato un nostro amico dalla provincia di Savona che si chiama Luca, che ha indovinato che la clip Marco era tratta da... Dico? Lo puoi dire? Dai Cavalieri dello Zodiaco. Evviva! Era uno delle incazzature di Sirio il Dragone. Allora, io ho letto i commenti al YouTube da cui ho prelevato la clip che adesso andiamo ad ascoltare, e uno dei commenti era: Balzarotti gli hanno dato un supplemento per come si è sgarrato le corde vocali per fare questa parte? Ah, era terribile, magari terribile. Ma de che, regà, non ci danno niente. La riga è quella, è piamo quella. Tutte non è. Le volte che arrivavo al turno chiedevo: ma oggi c'è da urlare? E quante volte ti rispondevano di no? Niente? Mezza, praticamente mezza. Allora andiamo aspetta, l'ho detto, Luca da Savona, dalla provincia di Savona, ti arriverà il controselfie. Questo è I Cavalieri dello Zodiaco, Marco Balzarotti. La tua malvagità ha risvegliato in me la parte più terribile del mio segno. Le tue vittime gridano forte la loro vendetta, e così anche la mia cara fiore di luna. Hai calpestato l'amore e la misericordia troppo a lungo per poter sopravvivere. Non hai mai rivelato un dubbio, un'esitazione. In te non c'è traccia alcuna di Atena. Sei malvagio! Hai risvegliato la rabbia in me. Perché l'hai fatto, Cancer? Perché mi hai reso così terribile e spietato? Non hai risparmiato neppure gli indifesi che si sono parati di fronte al tuo cammino. Non hai esitato a rendere i tuoi nemici simili a zombie. Non hai avuto pietà di una fanciulla indifesa che ha avuto come unico torto quello di pregare per me. Quanto ho temuto che arrivasse questo momento. Lo sai, cavaliere di Cancer? Quanto ho temuto che la collera si potesse impadronire di me così. Io volevo sapere dove arrivavi, eh. Cioè, a un certo punto ho detto: più di così non è possibile. Stavi al limite massimo proprio dell'esagerazione. Sai quando esci? Io dico sempre, l'altro giorno ho fatto un turno, sono uscito dal direttore: ciao, grazie. Ah, ti sei divertito? No, non ho più una corda vocale funzionante, scusa. Sono dovuto fare il cortisone. Soprattutto, secondo me, non è tanto quando ti chiedono di urlare, ma quando ti chiedono di fare il growl. Sì. Quello è un disastro. Quello è un disastro. Sai quando è che è complicato? Non tanto quando urli, ma quando parli urlando. Lì è un casino. Lì è un casino, perché devi essere chiaro, però urli come un assatanato, praticamente. E vabbè, sono tutte cose. Tutte cose che la voce di. Aspetta.
La voce di Balzarotti, patrimonio dell'UNESCO. Lo dice Gabriele da Palermo, che ti manda tra l'altro. Lapide, come dicevo prima. La parte. Tanto bravo. Che manda questo perché l'ho beccato e allora lo mando subito, altrimenti me lo perdo nei meandri. Ha mandato questo contro selfie. Balzarotti for president e Moneta vice president. Questo è un po' quello che ha scritto il nostro amico da Palermo. Grandi, eccezionali. 22 e 27 su Radio Cigliano. Questa è Dopo Cena con. Io penso che finiremo alle 3 di notte stanotte, se non diamo una stretta, perché stiamo, siamo larghissimi proprio. Luca, il tuo secondo pezzo. Il mio secondo pezzo, allora, è il numero 4. Io lo carico e tu spieghi a tutti quanti perché l'hai portato. Perché allora è un duetto tra un cantante decisamente âgé, che però ha cantato delle canzoni meravigliose, e una cantante decisamente moderna che all'inizio a me non è che facesse impazzire, per carità, fenomeno di costume, grande trasformista e così. Poi sono incappato in questa clip, questa canzone su YouTube, proprio guardando il, diciamo, il video della canzone, e mi sono detto, cavoli, però in effetti canta, e canta anche molto bene. Porca e miseria. Loro due insieme secondo me sono eccezionali. È un'accoppiata stravincente questa, un'accoppiata veramente pazzesca. Signore e signori, sempre per conoscere musicalmente i nostri ospiti, perché la musica la fa da padrona, e questa è una trasmissione con la musica che gira intorno, come andiamo a rubare da versi di bellissime canzoni da Ivano Fossati, delle Disse Tramp. Vedi, classicheggiante ma moderno, no? È il classico che strizza l'occhio al moderno. E poi è bellissimo il rapporto tra loro due, quando vedi il video, lui la guarda proprio con quasi con amore, con amore, e lei ha comunque ha un atteggiamento che oggi come oggi, purtroppo Tony Bennett, sono pochi quelli che magari i giovani che lo possono conoscere, però Lady Gaga... È quello dei supermercati, no? Supermercati, l'S lunga. Certo, così perché metti solo canzone del 2020 di 3 mesi fa, perché sei troppo sono giovane. Modernissimo. Sei modernissimo. Mentre invece è vedere anche lei come si rapporta con lui, no? Proprio questo incontro tra due generazioni, tra due mostri della musica internazionale, è secondo me bellissimo anche proprio il loro interagire. Senti Luca, restiamo su di te, ma fare l'attore non è proprio una cosa che viene naturale, perché alcuni, poi soprattutto noi che abbiamo una certa età, non era così naturale all'epoca nostra. Ma come sei arrivato a fare l'attore tu? È una cosa che mi piaceva, che era un desiderio. Alle volte quando mi chiedono questa cosa ci ripenso e dico, ma perché uno fa il dentista? Perché uno vuol fare un qualunque mestiere, il commercialista o lavorare in un negozio? Cioè, a un certo punto arriva un qualcosa. Non so se giocare con le io da piccolo giocavo con le marionette anche, avevo questo teatrino delle aiutare, marionette, facevo certo. Tipo le imitazioni della maestra, della professoressa di disegno delle medie, così. Non so se fosse un germe. Da piccolissimo volevo fare il ballerino classico come idea, ma non so neanche di averlo mai detto. Infatti ha studiato danza, l'ho visto con i miei occhi. Attenzione che poi partono gli spoiler qua, attenzione, stavo attenti. Però poi ho visto che mettevano le calzamaglie, io quando andavo a sciare mettevo la calzamaglia di lana che pizzicava da far schifo, per cui ho detto la danza... Col cavolo. e poi niente, proprio quando vivevo a Parigi mi sarebbe piaciuto fare un corso di recitazione, ma all'inizio io sono andato lì a vivere e non sapevo dire niente, non parlavo assolutamente francese, e quindi c'era proprio un problema. E quindi poi, insomma, quando sono tornato a Milano ho iniziato a fare una scuola di teatro dove ho conosciuto Claudio, ci conosciamo da allora, noi debuttammo nel primo spettacolo. Aspetta un secondo, aspettami un secondo.
Tony Bennett con Lady Gaga, The Lady is a Tramp, alle 22.31 su Radio Cigliano. Stavo facendo il terzo grado a Luca Bottale per capire come era iniziata, ma ve ne andate a sentire nei fuori onda perché è stato un discorso complicato. Però insomma è stato un po' un susseguirsi di eventi nati dalle marionette che manovrava da ragazzino, che forse poi uno dice, sai, uno che va con le macchinette, no, gioca con le macchinine, magari fa il pilota, no, e invece uno che sta con le marionette magari fa l'attore, cioè è anche logica come consecutio, diciamo, è abbastanza logica. Mentre invece Claudio, tu come ti sei avvicinato alla recitazione? Ma guarda, io in realtà quando finì il liceo era già tanti anni che andavo a teatro con una mia amica tutte le settimane, quindi mi piaceva. Anch'io tra pupazzetti e pupazzini facevo anche gli spettacoli natalizi con le mie cugine, mi piaceva fare queste cosette qua. Dove tua nonna specialmente diceva, Claudio? Tua nonna diceva? Mamma mia, si è fatto brutto brutto, sempre così pupazzi qua. sì, e facevamo queste cose qua, mi piaceva fare i pupazzetti, sottoponevo ovviamente la famiglia a delle torture a dover vedere questi spettacoli. Poi in realtà non sapevo a un certo punto se fare l'ingegnere meccanico, infatti io mi iscrissi a ingegneria meccanica, avrei voluto fare filologia e storia della musica, ma i miei non ci sentivano. E poi frequentai la scuola appunto di cui parlava prima Luca, cominciai e cominciai subito, prima ancora che poi finisse questo corso, come si chiamava, il laboratorio teatrale del centro iscritti. Teatro attivo. Sì, appunto, ma era un laboratorio teatrale che durava tre anni. Sì. E io dopo un anno e mezzo cominciai poi a lavorare con Luca in teatro, e una cosa tirava l'altra, il lavoro era tantissimo, e quindi delle varie strade che potevo scegliere scelsi quella. Bello. Però avrei avuto piacere anche a finire ingegneria meccanica, a fare io allora lavoravo, il primo lavoro che feci, lavoravo in autodromo e facevo il commissario di percorso. E porca, ma è una figata! Una figata assoluta. Infatti io con ingegneria meccanica puntavo ad avere la laurea breve, perché sarei diventato commissario tecnico, perché avevo il patentino XAI, avevo fatto tutta una storia, mi piaceva molto il motorismo, lo sport dei motori, mi piaceva in tutte le sue forme, per cui avrei seguito quella strada. Poi tra le tante è venuta fuori questa, ma io poi in realtà il teatro per me era un surrogato, perché io sono sempre stato un grande appassionato d'opera, come i miei colleghi sanno. Amo l'opera da sempre, da quando ero bambino, piccolo. Ogni forma di teatro è già un surrogato, è l'opera senza la musica, è già vabbè. Manca qualcosa. Quindi ho fatto il lavoro del surrogato, io avrei voluto fare chissà cosa da piccolo, però invece, poi ne ho scelto una e sono ben contento. E invece Marco, come sei arrivato a fare l'attore tu? Allora, io ci sono arrivato perché mi permetteva di fare tutto quello che io non sono, in pratica. Io ho maturato una convinzione di essere il frutto del peccato di una notte misteriosa fra Mina e un orso marsicano. Praticamente le due cose... La tigre e l'orso! La tigre e l'orso! Esatto, esatto. E niente, per cui io tutto riservato, tutto tranquillo, eccetera, eccetera. Potevo poi sfogarmi a fare il maniaco sessuale, certo. Il mostro, la cosa, eccetera, eccetera. E questa cosa è stata anche una terapia, se vuoi, come dicevamo all'inizio. Lo dicevamo, come credo sì. Lo sia stata un po' per tutti. Un pochino per tutti è stato veramente. Allora io vi lascio un attimo, un secondo di respiro, perché ho gli sponsor della trasmissione, che sapete, lo sapete tutti quanti, sono sponsor pro bono, nel senso che non è soltanto uno scambio di link, non è nulla di più. Dopo cena con è in diretta video anche sulla homepage di voci.fm, il sito
sito delle voci italiane con più di 2000 profili di speaker e doppiatori, un blog pieno di news e tanti servizi per chi lavora al microfono. Basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android, e con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, il nostro alleato per aiutare a mantenere il naturale tono della voce. Sono le 22:37, siete in diretta su Radio Cigliano, questa è la nostra puntata di Dopo Cena Con, la prima puntata di giugno, e stiamo in compagnia di Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti. Manca poco alla fine della stagione, non ne ha saltata una, neanche il virus l'ha fermato. Tutti giovedì a quest'ora precisa è sempre qui. Pronto? Alessio, amico mio. Sì. Che cazzo devo dire? Alessio capitano, mio capitano. No, lo so, fai i buchi. Ho l'attimo sfuggente? Sì. Ho l'attimo sfuggente, perché ti sfugge un particolare. Io sono un attore straordinario, amico mio. Guarda, una cosa tremenda. Sì, sono il re dell'ironia. Sì, sì. Il re dell'umiltà. Altro che. Sto babà. Signore e signori, la va spettacolo è servito. Vorrei sapere da dove ti escono. Sono contento di essere qui sulla tua radio, ok? Saluto il tuo pubblico e ovviamente i colleghi milanesi, bravissimi doppiatori. Sì. Marco Balzarotti. Eccolo qua. Fra le varie voci ha doppiato anche Sentieri. Luca Bottale, fra le varie cose, ha doppiato anche lui Sentieri. Raga, sì. Ragazzo d'autostrada. Poteva essere comoda. Vabbè, in effetti. E poi Claudio Moneta. Sì. Doppiatore nuovo di Conio. Ah. Ho fatto una battuta. Fa cacare, è terribile. Sono il re dell'ironia. Le vuoi fare tu le battute? No, no. Le faccio io. Bravo, perché fare le varie cose. Perché sono un attore straordinario, Alessio. Buono, calmo. Sono anche molto umile. Calmo. Ho bevuto qualche whisky questa sera. Si sente. Sono abbastanza simpatico. Poi comunque, cosa dire, Alessio? Anche stasera ho scazzacazzi di turno in videochiamata. Che me li mandano così, insomma. Questo è terribile, Alessio. Questo è uno scarafaggio con l'herpes. Ma com'è possibile, dai? Dai, pure questo, li offendi tutti. Alessio, sono gentile. No. Senti, coso, come cazzo ti chiami, non mi interessa neanche. Leggi un po' quella cosa che ti ho mandato, ok? E non mettere appoggiature. Non mettere appoggiature perché poso. Va bene, signor Gianzando. Ti amo senza sapere come, né quando né da dove. Ti amo direttamente, senza problemi di orgoglio. Così ti amo, perché non posso amare altrimenti che così, in questo modo in cui non so né non sei, così vicino, che la mia mano sul tuo petto è la mia stessa. E poi? Ma signor Gianzante, ma secondo voi sono adatto al nastro d'argento o al nastro d'oro? Una stronzata, amico mio, forse solo quella. Tu. Alessio è caduto. Ma no, gli hai attaccato il telefono in faccia. Alessio, ti ribadisco il concetto. Devi farti i cazzi tuoi. Sì. Amici, il mio tempo è finito. Cosa dire, caro Claudio, caro Luca, caro Marco? Non sono luoghi comuni. No, mai. Perché i luoghi comuni nascono da realtà conclamate. Sì. Che si ripetono nel tempo. Sì. E poi si sa, Alessio, il popolino vociante e litigioso ha bisogno di numeri e noi glieli diamo, e se è il caso lo sappiamo, tu li umilierai. Bravo. Buonanotte, amici miei, e buonanotte a ste palline. Un po' meno oggi, vedi, si è trattenuto, evviva! Ricordiamo che su Radio Cigliano Cristian Incazzante è interpretato da Angelo Venezia. Ho ancora qualche piccola parolina da dire ai nostri amici per ricordare Roba da Doppiatori. Non è una fanpage, non fanno fandab, è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mestiere del doppiatore. Il loro claim è diamo voce alle voci. Seguiteli sui social, dove troverete, oltre alle loro interviste, tanti contenuti di approfondimento e divulgazione per diffondere e valorizzare la cultura del doppiaggio. Last but not least, Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi, oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. Roba da Doppiatori ha preparato, le chiamano Reaction. Vi fanno vedere tre personaggi che avete doppiato e vi chiedono, nella fattispecie, qual è stato il più difficile e quale vi ha dato più soddisfazione. Per Claudio abbiamo Goku di Dragon Ball Super, SpongeBob di SpongeBob e Barney Stinson di How I Met Your Mother. Il più difficile e il più di soddisfazione, Claudio? Ma allora, più di soddisfazione è difficile, insomma, sicuramente Barney Stinson, perché
appunto è stato lavorato in un contesto di attori bravissimi, con un cast stupendo, con un bravissimo direttore amico che è Luca Sandri. È una serie in cui si doppiava, come dicevo, attori bravi, quindi c'era solo da imparare da loro, fare quello che facevano loro. Io ho cominciato a lavorare con un direttore che non c'è più, che tutti gli altri ricorderanno, che era Adriano Micantoni, quando io gli chiesi ma che cosa devo fare per migliorare, e lui diceva ma che vuoi fare, fa quello che fa lui, basta. Questo devi fare. Ecco, quando hai l'attore bravo è questo. E lì ridevamo lavorando, quindi è stato di grande soddisfazione. L'ulteriore soddisfazione è arrivata col riscontro del pubblico, insomma. È stato un riscontro importante. Sì, appunto, fa piacere. Poi io ho continuato a fare teatro, lo continuo a fare, anzi ero in teatro quando è arrivata la pandemia, per cui poi fa effetto che tu fai tutto uno spettacolo, alla fine viene lì qualcuno che ti dice ah ma mi fai la voce di SpongeBob, ecco. e allora dici vabbè, allora ognuno di noi ognuno di noi si porta dietro la sua croce, lo sappiamo tutti quanti. Esatto. Quattro, quindi... E ho citato SpongeBob per dire il più tecnicamente difficile, perché tecnicamente è un po' complesso, perché la voce è molto in alto, molto acuta, e lì devi articolare, parlare, costruire le intenzioni, e allora tecnicamente è più difficile. Più difficile per il pubblico forse è stato Goku, invece, perché chiaramente prendevo il testimone sia in direzione sia come interprete di quel personaggio, di Maurizio Tresan, di Paolo Torisi, che abbiamo citato più volte oggi. La gente ormai chiaramente era abituata sin dagli anni '80 a sentire quel personaggio fatto da quella voce, ma Maurizio non c'è più, a qualcuno toccava doppiare quel personaggio, è toccato a me, e tanta gente si fa una ragione del fatto no ma quello era questi lui, sono queste sono delle cose che succedono, e che si deve fare, certo. Non si e può. Allora questo è difficile far capire questo concetto. Io capisco chi non se lo fa, certo, entrare in testa, naturale, succederebbe, certo, anche a me. Però, mentre allora invece andiamo a vedere per Luca, abbiamo Usopp, credo che si pronunci in questa maniera, vero? Usopp, sì, di One Piece, Brock di Pokémon e Gian di Doraemon. Il più difficile e il più di soddisfazione. Ma allora, possono essere difficili, nel senso che il discorso degli anime è questi: un essere umano respira, i cartoni per cui in più i giapponesi se ne sbattono altamente di prendere il respiro, e intanto tu vedi il disegno che continua a fare così. E invece a noi ci dicono, no tesoro, però lui continua a battere. E quindi impari a respirare da punti veramente impensati del tuo corpo, nelle maniere più incredibili. E poi, come diceva Claudio, per il discorso della voce, perché insomma Gian è un bambino rotondetto, per cui insomma ci può anche stare un... quindi insomma... Io devo anche lì andare molto di testa. E poi Gian ama molto cantare, malissimo ovviamente, perché è suonato come una campana, però poi finisce sempre con un acuto, e io su quello vabbè mi sbizzarrisco, e alla fin fine non so, riesco a contrarre tutti i muscoli di cui non posseggo né il nome né proprio nell'appartenenza fisica, e così. La soddisfazione, forse... Mi piacciono, voglio bene a tutti e tre nello stesso modo, direi. Usopp è quello più vario, nel senso che è molto, è un pirlone, ma comunque molto, ha tante sfaccettature che magari alle volte in una lunga serialità possono mancare in un personaggio. Ci sono delle serie che hanno poi, insomma, è un percorso molto ben definito, insomma, proprio il classico percorso dell'eroe, pur non essendo loro i protagonisti, ma seguono ovviamente il percorso dei personaggi con cui vanno a braccetto. E quindi forse, direi forse Usopp. Sì. Allora, io aspetta, ce l'ho anche per Marco, la reaction, come la chiamano loro, e abbiamo queste. Abbiamo Batman di Batman Akram
Night, Dio Brando delle bizzarre avventure di JoJo e Dallas di Ratchet Gladiator. I tuoi titoli non sono cazzo, quindi devo... Io guardo già Claudio che ride come un pazzo. Perché sta ridendo Claudio? Vabbè, perché no, quello di mezzo, così sembra. Dio Brando. Sembra un'esclamazione, via. Sì. Sembra tirato fuori da dialoghi di Cannarsi, che ogni tanto sui Miyazaki ha tirato giù il Dio Bestia. Vabbè, lasciamo perdere. Sembra un'evocazione di un grande attore americano. Sì, è vero. Esatto. Marco, il più difficile e più di soddisfazione. Allora, guarda, sai che io l'ultimo a destra non me lo ricordo, e qui faccio la mia figura da capra tibetana. Da Ratchet Dallas, Gladiator, si Dallas si chiama. E allora è succede, da questo assioma direi che è quello lì, perché non me lo ricordo proprio. L'ho cancellato dalla porta. Se l'hai cancellato, un cazzo di motivo ci sarà, perché vuol dire che proprio era un delirio totale. Vabbè. Io lo sapevo, io non voglio mai partecipare a queste cose perché faccio delle... Guarda, però Marco, no, aspetta, spezziamo lance, perché poi noi siamo qua, facciamo un lavoro, ci sta tanta gente che dice: ma come, non te lo ricordi, è il mio idolo. Ragazzi, noi ci lavoriamo con questa roba, noi non siamo appassionati, poi ci può piacere, perché non è detto che non ci piaccia, ma no, per noi è lavoro. È come cosa brutta è che però poi passi per quello che se la tira, ma veramente non è così. Però non è così, non è proprio così, assolutamente. Cioè, a me dispiace anche quando mi dicono: senti, ma quella frase famosa che hai detto, boh, non lo so, io non me la ricordo. Anche perché quanto ci siamo stati noi su quella frase famosa? 5 minuti? 8 minuti? Se era difficile, un quarto d'ora? Quanto ci siamo stati? E poi è andata via, quindi... Funziona in questa maniera, ragazzi. La cosa tremenda per me sono i videogiochi. Non so per voi, ma i videogiochi, noi ne doppiamo tanti, capita spesso di doppiare i videogiochi. Io non ho mai giocato a un videogioco in vita mia, mai. E quando mi chiedono qualcosa, io non so nulla, ma nemmeno di quello che sto facendo. Ma sembra di fare quello con la puzza al naso, come diceva Marco, ma non è affatto così. No. Oltretutto, nei videogiochi non conosci il titolo del videogioco, spesso non conosci il nome del progetto per mille motivi. No, quando poi... lo doppi è ancora in fase di elaborazione, per cui tu stesso non sai. Ma quante volte lo doppiamo sull'onda sonora, che dobbiamo andare a matchare l'onda sonora? Manca abbiamo visto un'immagine. Non sappiamo di che cosa stiamo parlando, non sappiamo di che cosa parliamo. Poi prende vita il videogioco più bello del mondo, ma noi non ne abbiamo la minima consapevolezza. È vero. Certo, per quello che prima rispondevo dicendo: sì, ricordo quel videogioco perché è stato lungo, allora sì, te lo ricordo. Insomma, ho tolto la parola a Marco, che voglio proprio sapere cosa rispondo. No, perché mi stavi togliendo da una fantastica figura di merda, per cui... Era perfetto! Infatti hai visto come si era messo tutto bello comodo anche. Era perfetto, sì, sperava che tu andassi oltre, che si passasse, si glissasse a proprio col prossimo argomento. E così faremo, perché rubo un attimo sempre del vostro tempo per ricordarvi che l'Istituto Spallanzani a Roma ha isolato il coronavirus, ma ha bisogno di soldi. E la dottoressa Antonella Giannaccaro, in collaborazione con l'associazione Le Voci del Cuore Dopo Onlus e l'approvazione della direzione generale dell'Istituto Spallanzani, ha lanciato l'iniziativa Una Voce per lo Spallanzani, nata per raccogliere fondi a sostegno delle attività assistenziali e della ricerca sul Covid-19. Noi abbiamo fatto dei video, tutte queste cose, ma non è importante quello, è importante andare sulla pagina www.inmi.it, Imola Napoli Milano Imola.it, e cliccare dove è rosso fare una donazione. Arrivate dalle infermiere sorridenti, che sorridano poco adesso secondo me, perché se sono fatte un bucio de culo così con quello che è successo. Se scendete ci sono due possibilità di fare raccolta fondi. Allora, era fermo, vedete, 6.899 di 10.000 donazioni, per un totale che ha superato abbondantemente i 270.000 euro che sono stati raccolti. Una bella risultato, soprattutto attraverso la nostra arte, il nostro lavoro, che ci piace, perché vuol dire dare un senso anche a quello che facciamo, secondo me, ma ne vogliamo di più. E quello che vi faccio vedere, oltre all'IBAN per una donazione cicciottella, se volete potete da fare una donazione cicciottella, ma potete donare con Satispay o con PayPal, partendo
partendo da un euro, un caffè al giorno, potete donarlo serenamente, più siamo e più questa cosa va avanti ed è veramente importante. Questa è la pagina Una Voce per lo Spallanzani di Facebook, ci sono le nostre cose video, questo è Giovanni Muciaccia per esempio che l'ha fatta anche lui, ce ne sono veramente tante. Questa è la pagina Le Voci del Cuore, ci sto anch'io, andavamo per ospedali a raccontare le favole ai bambini in ricoverati in lunga degenza e adesso non si può fare perché potremmo contagiarli, ma abbiamo deciso di fare in questa maniera. E Lorenzo Barruscotto vende ritratti su Instagram per l'emergenza coronavirus e anche su eBay, dove basta cercare ritratti per aiutare chi aiuta. È un'iniziativa ufficiale approvata da Croce Rossa, dall'Istituto Spallanzani e dal sito Nurse Times. E potete scegliere a chi donare seguendo i link, ci sono tante caricature, non soltanto di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e del cinema, ma anche tanti doppiatori, ci sono le caricature anche dei doppiatori e del Papa se volete, ma anche di Ramsete mi sembra di vedere, quindi veramente c'è tanta possibilità, potete decidere a chi donare. C'è Ian Sante, chissà se c'è Ian Sante. Lo dobbiamo cercare, vediamo un po' se c'è Ian Sante, che sarebbe, c'è Tom Selleck, guardate, tanti, ci sta Roger Moore che abbiamo citato prima, guardate quanti sono, veramente, dovremmo andarli a cercare perché c'è anche Cannavacciuolo, Lorenzo, la pagina è Lore 1981 doc di Instagram, andate lì oppure su eBay, 10 euro ragazzi, leviamoci sti 10 euro di tasca, vi arriva anche un bel disegno, quindi perché non farlo, perché non sollecitarvi a fare queste donazioni. 22.53 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Marco Balzarotti, Claudio Moneta, Luca Bottale, il secondo brano di Claudio, qual è? Ah, dunque, prima, siccome c'era il brano di Celentano e per me poi era un passato che è diventato un presente perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui di recente al famoso cartone animato dello Scandalo, ma per me, come credo per tutti gli altri, è stata un'esperienza bellissima perché è un personaggio straordinario e lavorare con lui è bellissimo, però questo è soggettivo. Confermo. È veramente una persona, apro una parentesi perché si dice tanto di Celentano, soprattutto perché poi no, fa una cosa e tutti devono sempre dire quello che dicono da 50 anni, ma le critiche stupide. Celentano è Celentano e vi posso assicurare che è autentico, è quella roba lì, perché noi in sala c'eravamo, no Marco, io attore, il fonico, lui e al massimo c'era la moglie e basta, e le cose che diceva erano autentiche, lui crede profondamente in quello che fa ed è un grande professionista, questo bisogna dirlo e non lo si dice mai. A parte questo, ecco, nel brano che io ora ti propongo, che è il 4, lo sì, vado a caricare, c'è un salto dal passato al mio presente. Lo spiegherò dopo che è stato mostrato il brano, fatto sentire il brano, ma lì peraltro con questo personaggio che canta da bimbo nacque e cominciò la mia passione per tutto ciò che ha a che fare con i bambini, le trasmissioni per i bambini. Io ancora oggi dal 93 mi occupo di una trasmissione per i bambini sulla televisione svizzera italiana, televisione, trasmissione nella quale Luca è uno dei principali conduttori peraltro, perché in questa trasmissione c'è un cane blu che parla, che faccio io, e con questo personaggio di questo brano, come? Non parla da solo? Lo aiuto a parlare. Una mano. Gli do una manina. E il personaggio che canta questa canzone mi contribuì in maniera fondamentale a farmi appassionare alle trasmissioni per i bambini. Ecco perché propongo questo brano. Tu stai parlando di un mito? Perché per noi che abbiamo fatto quegli anni, questo era un mito inarrivabile. Non potevo mai immaginare veramente di conoscere qualcuno che aveva avuto a che fare con lui nell'arco della sua vita. Insomma, è veramente eccezionale, è strepitoso. E allora facciamo sentire, perché torniamo tutti bambini, nel 1996 è stato inciso, ma la sua storia nasce dal 1961, e abbiamo Topo Gigio con Se avessi la coda anch'io. La coda del topo, sapete, la devo abbassare. Allora vabbè, no. La devo abbassare, la devo abbassare. Che bello, che bello. Qui si torna veramente bambini. Peppino Mazzullo, che ha fatto per sì,
Ma tra l'altro questa recitazione è molto più antica, è degli anni 70. Questa è degli anni 70. È un errore che è stato riportato, sì, non è antichissima, perché era la sigla, lui e Franco Nebbia cantavano questa canzone, e la coda del topo sapete cos'è, è quello che dopo fa dir pure a te se avessi la coda anch'io. Ed era la sigla di una trasmissione che e mi regalarono, io allora stavo nel Veneto e a Santa Lucia si facevano i regali nel Veneto e mi regalarono questo dischetto 45 giri, c'era da una parte questa canzone e dietro due mini canzoncine, una erano le barzellette di Topo Gigio e l'altra era Gigio il giornalista, sono il re dell'intervista, io mi mangio il personaggio come un pezzo di formaggio. E tu nel giradischi quello col tasto, quello rosso, quello arancione con i buchi sopra, col tasto l'hai divorato quel 45 giri, l'hai ma la mia grande fortuna è stata poi che quest'anno la Rai mi ha chiamato per doppiare l'ultimissimo cartone animato dove c'è Topo Gigio. Che bello. E quindi è un'eredità fantastica, mi sono divertito bellissima tantissimo. Una delle eredità che fanno piacere a tutti noi che l'abbiamo vissuto da ragazzini, veramente. E sai chi è stata la prima voce di Topo Gigio, lo sapete? La primissima? Domenico Modugno. Domenico Modugno è stato, sì, Modugno, ma poi per un attimo solo nel 59, se non mi ricordo male, sì, dopodiché è passato e subito l'ha preso Mazzullo e l'ha portato avanti. Mazzullo, poi Garbolino, poi Leo Valli e adesso nel cartone animato l'ho fatto io. Lui è Paolo D'Aumegna, Lago d'Orta, perché devo mandare qualche controselfie, altrimenti stasera non li mandiamo veramente, ha mandato il suo controselfie al 328-7948-796. Adesso poi vi faccio vedere nell'onda, questo è Vincenzo che per Luca, guarda, ti ha messo insieme alle locandine, sì, di tutte le cose che hai fatto. Ci abbiamo Doraemon, Detective Conan, Sabrina, Simsalagrim, Bat-Pat, Beyblade, Pokémon, Hitman, veramente tante. Ma devo disannunciare il brano, restate qui con me. Presto, Peppino Mazzullo, Topo Gigio, se avessi la coda anch'io, mi diceva giustamente nei fuori onda Claudio che l'incisione non è un'incisione del 1996 ma degli anni 70, poi è stata riproposta in una compilation di Topo Gigio del 1996. Allora, stiamo vedendo dei controselfie, questo era il controselfie di Vincenzo, che poi non è un controselfie, è un putpurri di locandine, sì, che aveva fatto per Luca. C'è anche per Claudio, abbiamo Dragon Ball, la leggenda di Zorro, Call of Duty, Dragon Ball Z, La ricerca della Valle Incantata, Naruto, SpongeBob, Dragon Ball ovunque veramente, e anche Topo Gigio che abbiamo appena ricordato, vedi come è uscito a fagiolo proprio. Mentre per Marco abbiamo Batman, una serie di Batman, l'incredibile Hulk, Dragon Ball Z, Transformers e Let's and Go e Batman da tutte le parti. Questi sono i nostri amici creativi che ci piacciono tanto. Lui è Sasha, sta a Zurigo, quindi ci ascolta dalla Svizzera e vi vede insieme a dei personaggi. Sasha. A Marco ti vede. Con Marco per te, ma per lui, Marco, tu sei caratterizzato da Bruce Wayne Batman, Marzio di Tuxedo Kamen e Spencer Garrett. Ti vede insieme a questi cartoni e personaggi, ovviamente. Senta. Mentre per Claudio abbiamo Goku nel Patrick Harris, ne abbiamo parlato, Ninzaburo Shiratori, spero di averlo detto bene, e poi sì, è commissario, e poi Rob Lucci. Mentre invece per Luca ti vede insieme ad Aesop, a Brock e a Gian Takeshi di Doraemon. Tra l'altro, quando lo facevamo a Roma, i nomi erano tutti cambiati dei Doraemon. Io me lo ricordo come Guglia. Nobita per me è Guglia. Quando si faceva a Roma. Poi invece voi avete ripristinato i nomi della quelli filologici della. Che poi a Milano si sono fatte. Mediaset per tanti anni decise di cambiare tutti quanti i nomi, no? Tutti i cartoni animati, a partire da Kismilicia, capito? Cioè tutti i nomi erano cambiati per renderli un po' più italiani, e poi invece si è deciso a un certo punto che dovevano essere più filologici e più rispettare l'originale. Signore e signori, siamo in ritardo pazzesco, andremo un po' più lunghi, ma ci stiamo divertendo tanto, spero di non rubare troppo tempo ai miei ospiti questa sera. È il momento del questionario di Proust.
nei primi anni dell'Ottocento. Proust era adolescente, aveva una amica adolescente anch'essa, pensate, guarda come vado a essere aulico immediatamente, che gli sottopose delle domande tratte da una rivista inglese, domande sulla sfera personale. Egli, vabbè, continuiamo così, rispose, per forza, egli rispose, mise via tutto, ripose tutto in un tiretto e lo aperse 20 anni dopo, trovò il tutto senza leggere le risposte che aveva dato 20 anni prima, rispose di nuovo e guarda caso, le scoperte degli antichi, no? di quelli un po' prima di noi, si accorse che dopo 20 anni cambi risposte, perché noi le cambiamo anche dopo 20 giorni probabilmente. Lui pensava che fossero fisse nel tempo, invece dopo 20 anni, loro 20 anni erano anche più importanti dei nostri, e si accorse che cambiavano, e vabbè, è così. Allora, io vi devo chiedere un ordine, io propongo un ordine, Claudio, Luca, Marco, che poi rispetteremo ruotando in maniera che ognuno di voi abbia la prima domanda. Vi ricordo che la formula è botta e risposta, quindi rapida la risposta, se non ce l'avete potete dire passo. E sorprendo i miei ospiti, nel senso che non gli lascio manco il tempo di ragionare su cosa si stanno per imbarcare, perché signore e signori, questo è il questionario di Proust per Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti. Claudio, il tratto principale del tuo carattere. Scusa, non ho sentito, il tratto? Principale del tuo carattere. Antipatico. Luca, il tratto principale del tuo carattere. Gioviale. Marco, il tratto principale del tuo carattere. L'ho detto prima, un po' orso. Luca, il tuo principale difetto. Pigrizia. Marco, il tuo principale difetto. Di vedere tutto o bianco o nero, ma è la via di mezzo. Claudio, il tuo principale difetto? L'intransigenza. Marco, la qualità che vorresti avere? Essere sempre giusto, calibrato in ogni occasione. Claudio, la qualità che vorresti avere? La pazienza. Luca, la qualità che vorresti avere? Ho avuto tutto il tempo per pensarci e non so rispondere. La risposta pronta. Claudio, la tua occupazione preferita? Recitare. Luca, la tua occupazione preferita? Buttarmi nell'acqua l'estate nel mare. Marco, la tua occupazione preferita? Cucinare. Luca, cosa detesti più di tutto? La falsità. Marco, cosa detesti più di tutto? Devo ripetermi, devo imitare Luca, la falsità, assolutamente. Claudio, cosa detesti più di tutto? La menzogna. Marco, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? Il senso di compagnoneria. Claudio, la qualità che apprezzi in un uomo? Il suo lato femminile. Luca, la qualità che apprezzi in un uomo? La franchezza. Claudio, la qualità che apprezzi in una donna? Il suo lato maschile. Luca, la qualità che apprezzi in una donna? Guardarti negli occhi. Marco, la qualità che apprezzi in una donna? L'essere sensuale ma con semplicità. Luca, dov'eri nella tua vita precedente? Mi sto ancora cercando. Marco, dov'eri nella tua vita precedente? Con gli orsi marsicani. Claudio, dov'eri nella tua vita precedente? In Islanda. Marco, come percepisci il tempo? Scusami, ti ho perso. Come percepisci il tempo? Da un po' di anni a questa parte è come qualcosa che corre veloce. Claudio, come percepisci il tempo? Come una grande rottura di scatole. Luca, come percepisci il tempo? Ma anche con piacevolezza. Claudio, il tuo eroe nella vita reale? Bergoglio. Luca, il tuo eroe nella vita reale?
chi riesce a portare avanti con chiarezza, ah no, devo dire nome e cognome, no no, anche, anche una figura, anche una figura, riesce a portare avanti con chiarezza un discorso etico personale in maniera aperta. Marco, il tuo eroe nella vita reale? Beh ragazzi, sarò banale, ma in un periodo come questo gli infermieri, i dottori, chi si è dato da fare in questa emergenza. Luca, il tuo motto? Ne ho avuti per vari anni, ogni anno lo cambiavo, a questo punto quest'anno vedremo. Marco, il tuo motto? Chi se ne frega? Claudio, il tuo motto? Un passo per volta, ma senza fermarsi mai. Marco, il tuo sogno di felicità? Un'isola deserta, i miei affetti, i miei animali, e mi basta così. Claudio, il tuo sogno di felicità? Sapere che nessuno crepa di fame al mondo. Luca, il tuo sogno di felicità? Cavolo. Volevo dire poter fare una bella cena con degli amici, cucinando anche in maniera veramente sperticata, ma adesso mi sento un topolino. Claudio, il tuo colore preferito? Verde. Luca, il tuo colore preferito? Blu. Marco, il tuo colore preferito? Rosso. Luca, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Guarda, fai pure, perché intanto poi, vabbè, risbaglia pure di nuovo, ti serve. Marco, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? E buttati, buttati, svegliati. Claudio, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Cambia pettinatura. Marco, come vorresti morire? Nel sonno. Claudio, come vorresti morire? Velocemente. Luca, come vorresti morire? Sì. Cavoli, non mi viene in nome di mente di un attore che faccia una figura di merda, sapendolo ma addormentandomi. E questo era questionario di Proust per Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti alle 23.09 in diretta su Radio Cigliano a dopo cena con graditissimi ospiti di questa serata fiume che non finirà mai, ma poi a un certo punto gli daremo anche una chiosa, perché ci stiamo veramente dilungando tanto, ma è bello e ci piace veramente. Allora io direi che buttiamo la terza canzone di Marco. Quale canzone mettiamo tra la 3 e la 4? Mettiamo la 3. Perché, Marco? Perché è legata a un periodo molto triste e spaventoso della mia vita, perché mio figlio ha voluto imitare Claudio e ha combinato lo stesso guaio in moto. Che miseria. E praticamente i dottori in sala operatoria ci hanno detto che non c'era più niente da fare. Poi è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, dove un'equipe fantastica, pur dicendo che non ci sarebbe arrivato vivo con l'ambulanza rianimativa, l'ha ripigliato per i capelli, è stato 9 giorni tra la morte e la vita. Morale della favola, adesso è qui. E allora io, per star dietro a tutto questo casino, questa valanga di affetto che mi è piovuta dagli amici, dai colleghi, eccetera, avevo persino fatto una chat, perché non ce la facevo a rispondere a tutti. E mi ricordo che in questa chat una collega, Deborah Magnaghi, ha postato questa canzone, adesso io non posso dire il titolo perché altrimenti spoilero, però lei mi ha detto: vedrai, tuo figlio ce la farà, perché è un guerriero. Vero? È uno che ce la fa, che lotta come un guerriero ed è forte. E allora ce l'ascoltiamo, la canzone che ha dato forza in un momento che io non saprei neanche descrivere, perché è una cosa inimmaginabile nel mondo veramente. Marco Mengoni, Guerriero, su Radio Cigliano. Levo questa spada alta verso il cielo,
un pezzettino la posso far sentire, piccolo piccolo, veramente. Vabbè ragazzi, bella, bella, la forza, bellissima, bellissima storia veramente, che poi tocca il cuore. Stavo lì a pendere dalle tue labbra per sapere come era andata a finire. Tra l'altro, vista col senno di poi, è stata un'esperienza meravigliosa, sì, perché ti fa capire che non vale la pena essere sempre incazzati, pensare che la gente sia tutta brutta, che sia tutto nero. Io ho avuto una manifestazione d'affetto in quei 10 giorni in cui non si sapeva se poi questo ce la faceva uscire dal coma oppure no. Guarda, una cosa spettacolare, bellissima. Bello, bello, perché poi non ti senti solo, no? Non augurerei a nessuno. No, non si può. Guarda, io ancora di fronte agli occhi, quando alle 2 di notte, l'incidente è avvenuto alle 6 del pomeriggio, alle 2 di notte ci hanno offerto un caffè fuori dalla sala operatoria e dei biscotti, e noi abbiamo detto, oh, ma che gentili, io e mia moglie. Poi ci hanno chiamati dentro e mi ricordo ci hanno detto, ci dispiace, ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo. No, e guarda, in quel momento è inspiegabile quello che ti passa per la testa, è una marea di emozioni, una valanga pazzesca. Oh, tra l'altro noi siamo qui a cazzeggiare, a fare un po' di spettacolo e un po' di chiacchiere, quando c'è tanta gente che sta soffrendo, come certo, ha sofferto Marco, certo, come ha sofferto Claudio, ma come abbiamo sofferto tanti di noi per ma quello che è successo piccolo, in questo momento. Noi. Certo, ognuno ha avuto la propria sofferenza, in questo momento è veramente tremendo. Noi facciamo questo, cerchiamo di strappare un sorriso e dare un qualche ora di conforto a tutte certo, le persone che ci stanno ascoltando. Per esempio, ci sta ascoltando Luca, che ha mandato il suo controselfie al 328-7948-796. Grazie Luca, grazie di averlo ciao, mandato. Luca. Ma non ciao, è l'unico, perché c'è anche Alessandro da Siracusa. Lui ha una band, ci sta sentendo con le cuffie, quelle wireless. Ottima esperienza, perché come siamo noi collegati in questo momento? Con le cuffie si sente meglio che con il telefonino, diciamo. Molti ci ascoltano al telefonino. Luigi da Trani, eccolo qua, che fa così, che ci piace, dai, perché è ottimista e ci piace veramente. Poi ci sta Ricky da Verona, lui lavora all'Arena di Verona, quindi tra un po' forse riaprirà, però wow, nel frattempo ci bello, sta guardando, ed è bello che ci sia tanta gente che ci segue in questo momento, perché vuol dire che quello che dicevamo, che siamo amati. Ma proprio una botta e risposta, Claudio, mare o montagna? Mare. Marco, mare o montagna? Mare, 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 io vivrei in mutande. Mare, Luca, mare o montagna? Marissimo. Tre marini, bello come a me. Mi ci piace il mare, la montagna la lasciamo a chi vuole fare lo scalatore. Noi no, ci piace il mare. Quella, bella, dai, sì, per carità, chi dice di no? Però è bello il mare, ci piace tanto. Torniamo in diretta sulla radio. Marco Mengoni Guerriero, abbiamo ascoltato la bella storia che ci ha raccontato, bella, brutta storia, però una storia di recupero anche, bella, bella. Alla fine è bella perché è andata bene, e quindi questo ci piace, la storia che ci ha raccontato Marco Balzarotti in diretta su Radio Cigliano, e questo fa parte anche di noi, di quello che non sapete un po' di noi e che ci piace raccontare attraverso queste chiacchiere che facciamo tra di noi, ma con voi siete tantissimi. Io vorrei anche rispondere, cioè sto indietrissimo, questi sono dei messaggi che sono arrivati alle 9.02, vi dico soltanto questo, quindi figuratevi quanto che ritardo che c'ho, una cosa pazzesca. Una domanda agli ospiti, Claudio, che ricordi hai della serie TV How I Met Your Mother? L'abbiamo detto, però questo ne abbiamo parlato. Luca, com'è stata la direzione del doppiaggio della serie d'animazione Ever After I? E Marco, che ne pensi di Sirio dei Cavalieri dello Zodiaco? Luca. Ma è stata molto bella, mi è piaciuta molto, perché è una serie americana che era stata creata dalla Mattel, e c'erano tutte queste le figlie delle principesse delle favole. Figo. Sì, figo, c'era, tipo, c'era la figlia di Biancaneve che aveva tutte queste edere lungo le gambe, poi era una scusa, non di Biancaneve, della Bella Addormentata, che faceva schiantare perché poi era una che voleva fare le feste, perché dice io ho dormito per una vita, mia madre ho dormito per una vita, io voglio divertirmi, devo uscire, devo fare, devo cosare.
Erano poi tutte super sciccose perché con mega tacco, mini gonne, non mini, tipo Winx, erano più al ginocchio. Ed è stata una bella esperienza con le colleghe con cui abbiamo lavorato. Eri un po' beato fra le donne, vero? Sì, decisamente. Che non decisamente. È male, che non è male, che non è male. Ero coccolato. Ma si è rifatto, perché lui non lo dice e forse non si può neanche spoilerare con tutte le cose di riservatezza che firmiamo. Ma oggi pomeriggio io e lui eravamo in un turno dove lui fa una vampira che si chiama Lidia. È fantastica, l'adoro. Non dico altro, vabbè. Altro magistralmente. Ragazzi, scusate, ma la domanda sorge spontanea. Ma è meglio doppiare il protagonista o l'antagonista? Il buono o cattivo? Romeo o Iago? Claudio? A me Iago fa sugo proprio da morire. Dai, sì. Il cattivo. Marco, pure per te? Quando il buono è troppo tink, è troppo buono so tink, sono proprio tink troppo, veramente non si reggono. Poi diciamo la verità, quando dice devi affondare negli occhi dell'attore, no? È da una tinca che c'ha l'occhio da pesce lesso, quello buono blu. Capisci? Ceruleo, e che ci va a affondare in quell'occhio? Niente. Mentre invece pensa a un bell'occhio truccato, rugato, con un'espressione che ti penetra, che ti buca lo schermo, e là so cazzi, lì dobbiamo essere bravi a fare il nostro lavoro, certo. Dobbiamo essere veramente bravi. E poi cos'era Totò quando faceva Iago? Porca miseria, è vero, è vero. Tutto di verde. Cioè... Allora, tutti stanno dicendo che la puntata è mitica e sono ho amato Marco Balzarotti in Sirio, il dragone dei Cavalieri dello Zodiaco, dice Gian Andrea da Forlì. E poi ci sta un altro nostro amico che dice grandissima serata e volevo fare i complimenti a Claudio per la direzione del doppiaggio di Capitan Tsubasa, oltre a essere la voce di Barney e SpongeBob, e poi Luca Bottale, voce di Aesop, di One Piece, e infine Marco, voce di Ginev, Ginyu, come si dice in Dragon Ball, Ginyu in Dragon Ball, da Michele da Ancona, che ha mandato il suo controselfie e che ci sta guardando su un monitorone, quindi attenti all'espressione che fate perché le coglie tutte lui, ci becca assolutamente, ci trova tutti e ha la felpa di Batman, ha la felpa di Batman. Sono veramente tutti a tema, tutti a tema. Aspetta che purtroppo già l'ho tolto perché sto andando velocemente, e niente, stasera live con alcune delle voci della mia infanzia, Marco che per me è l'unico Batman, per non parlare di Bartak e Ginyu, Claudio indimenticabile in Dragon Ball, Cooler, ma soprattutto il commentatore con una risata, sai tu di che cosa parla, e Luca la voce di Yan in Doraemon, per non parlare di Aesop, diretta con una sveglia impostata dal 1 giugno per non perderla. Vi dico solo questo, che cosa hanno fatto i nostri amici, sono là pronti veramente. Vediamo anche la cosa più triste quando leggo di persone che preferiscono il doppiaggio originale a quello italiano, ma solleviamo anche la polemica che secondo me non esiste più, perché ormai ci sono i tasti dovunque e ognuno può cambiare. Mia figlia, per esempio, i videogiochi preferisce giocarli in inglese, si diverte di più, mentre invece sui cartoni animati preferisce guardarli in italiano, quindi cambia col tasto e vede la lingua che vuole. Partiamo da Marco. Doppiaggio sì o doppiaggio no? Lasciamo perdere che noi siamo operatori del settore. Ma guarda, io parlo per l'esperienza mia, pur conoscendo bene l'inglese, in lingua originale un po' mi perdo, riesco a gustarmi meno l'opera, anche se mi rendo conto che, portandolo all'assurdo, il doppiaggio può essere considerato un abominio dai turisti. Io direi doppiaggio sì, forse Luca. Sono di parte comunque. Luca, tu che dici? Ma secondo me doppiaggio sì, visto che appunto soprattutto adesso c'è la scelta. Io quando abitavo a Parigi vedevo tutto in originale perché i cinema facevano la doppia versione, no? Esisteva già dall'inizio degli anni Ottanta. Io non capendo una mazza piomba di francese, tanto vale che li andasse a vedere in giapponese, in tedesco e cose, per non capire a questo punto li guardavo all'inizio soprattutto in originale. A me il doppiaggio piace, che poi possa essere
tra virgolette, un tradimento, come può essere una qualunque una traduzione di un romanzo, dove appunto il traduttore deve entrare nello spirito della scrittura dello scrittore originale. Quello secondo me è un lavoro ancora più difficile, soprattutto se si pensa alla traduzione di una poesia, dove il suono, la parola, proprio la B, cioè ha un significato enorme. Perché no? È una bella possibilità, per cui sì. Claudio, soprattutto secondo te... io volevo aggiungere, scusami Alessio. Vai Marco. Non prendetevela con noi quando dite ma quella volta in italiano ha detto quella cosa lì che non è quella che ha detto in inglese piuttosto che in giapponese, perché a noi arriva un copione e noi diciamo quello che troviamo scritto lì, cioè non è colpa nostra. Aspetta, dal giapponese, perché dall'inglese forse possiamo anche riuscire a capire delle volte che è stata adattata male, ma dal giapponese, ragazzi, ma come facciamo? Per me quello che c'è scritto sul copione è Bibbia, io dico quello che c'è scritto lì e basta. No? Io dico sempre che sono un asino parlante. Sì, certo. Però è quello dobbiamo dire. Ricordiamoci che noi senza copione non facciamo niente, non lavoriamo, non è improvvisazione. Ma poi oltretutto oggi più che mai il copione arriva dopo non so quante revisioni che vengono fatte dai committenti, dai distributori, da tante persone che vengono prima del lavoro in sala. Questo per qualunque prodotto, dall'ultimo dei cartoni animati al primo dei film. Quindi, come dice Marco, noi non c'entriamo, noi in sala che recitiamo non c'entriamo nulla. Nulla, assolutamente. Per quanto riguarda la domanda, guarda, io guardo, a me piace guardare in lingua originale con i sottotitoli, di qualunque lingua però. Perché proprio in quanto doppiatore, io per esempio consiglio, quando, ecco come si diceva prima, c'è il giovane attore che chiede consigli, io consiglio sempre di guardare i prodotti in lingua originale, perché tu da attore italiano devi imparare a capire lo spirito di un attore, di una lingua, sentendo l'originale, perché di fatto noi in sala sentiamo il film o il cartone animato in lingua originale. Esatto. E io al pubblico consiglierei la stessa cosa, cioè guardate i prodotti in lingua originale, così imparerete ad apprezzare davvero il buon doppiaggio, perché il buon doppiaggio è quello che davvero va dietro all'originale. E spesso se non viene fatto è o per incapacità oppure perché c'è l'impossibilità di avere i tempi e le modalità di lavoro che consentano di andare davvero a rendere omaggio all'originale. E questa è un po' una croce di quello che ho detto. Sì. Tutto. E questa tutto. E questa è un po' una croce dei tempi moderni, i tempi che ci del tempo ristretto che ci danno. Io però ricordo anche che il miglior complimento che possano farci è: ho visto quel film e sembrava che stessero recitando nella loro lingua, che voi avete fatto in italiano e che fosse l'italiano la lingua originale. E lì che noi ci mettiamo veramente a servizio, scompariamo completamente, non c'è Alessio Cigliano, non c'è Marco Balzarotti, non ci siamo noi, ma c'è lui, c'è l'attore, c'è il cartone, c'è quello che volete, il videogioco, quello che abbiamo fatto e che dà respiro un po' al nostro lavoro e dà senso. Quando mi dicono così io dico sempre grazie, non mai fatto, perché dice sai, forse ti ho fatto un non complimento, no, hai detto la cosa più bella che potevi dirmi, che hai guardato il film e non sentivi me, sentivi lui, che è la cosa veramente più bella. Andiamo con che abbiamo il terzo brano di Luca, l'uno o il tre? L'uno. Perché questo brano? Beh, allora, questo è pazzesco, un po' è periodo, nel senso che Elon Musk insomma è riuscito a mandare due persone nello spazio, e poi perché c'è una parte più autobiografica, o quantomeno che mi tocca da vicino, perché questa è una, diciamo tra virgolette, una cover, ma il cantante originale che cantava questa canzone era il preferito di un mio carissimo amico, e quindi mi piace. Quando la sento mi piace ricordarlo così,
E so che piacerebbe anche a lui. Il videoclip di questa canzone è stato realizzato sulla stazione spaziale dopo che questo canadese aveva abbandonato il comando della stazione spaziale. È rimasto altri 2 o 3 giorni proprio per fare il videoclip ed è il primo videoclip non realizzato sulla Terra della storia mondiale. Ha rubato a David Bowie una delle più belle canzoni del 1973 che è Space Oddity, ma lui è il comandante della ISS, Chris Hadfield. Lo ascoltiamo su Radio Cigliano. Ground control to Major Tom. E che poteva cantare se non Space Oddity? Un'astronave, no, un'astronauta, no, poi, perfetta. Quando Ground tu guardi control. Il video è bellissimo, è pazzesco, perché lui è lì che suona e intanto dall'oblò tu vedi la terra, la terra, poi... la chitarra che vola quando non la sta toccando, meravigliosa, una cosa stupenda. Allora c'è il nostro amico Francesco, manda un contro selfie da Milazzo, dalla Sicilia, vorrebbe fare il nostro lavoro, forse sta anche studiando per farlo, e gli diciamo coraggio, tanta tenacia, perché poi soprattutto dalla Sicilia bisogna ingegnarsi, non sono posti più semplici come Milano, Roma, Torino. È difficile, dalla Sicilia ci si deve trasferire, c'è poco da fare, è difficile fare il doppiaggio dalla Sicilia. Vediamo chi abbiamo qua, un nostro amico, però adesso vado a riprendermi il nome perché ovviamente me lo sono già dimenticato, che dice che ci ascolta facendo il solitario e che gli mettiamo tanta serenità e tanta tranquillità, un solitario complicatissimo secondo me, perché guarda che carte, guarda che carte meravigliose, una cosa pazzesca. Vediamo se riesco a ritrovare il nome perché ormai sarà sepolto chissà dove. Domanda per Luca da Davide, come ricordi com'è stato doppiare Ero Yui nell'anime Gundam Wing? Che è successo? Qualcosina rispondi con calma, rispondi pure con grazie, calma. Siete molto gentili, sono proprio due amici cari che... guarda come ridono sotto i baffi, e manco tanto sotto. No, infatti, è stato piacevole perché è stato un personaggio abbastanza atipico che mi veniva affidato. Io sicuramente vengo visto molto più su cose molto o comiche o comunque molto caratterizzate, mentre invece questo era un eroe molto freddo anche nel suo modo di recitare. In originale l'attore giapponese era molto metallico, molto duro, e quindi avevo dovuto trovare una parte di me nuova, un po' come la prima volta che ho doppiato un essere umano, essendo abituato a doppiare magari di più all'inizio proprio il primo personaggio di Sentieri, appunto, come diceva Christian, insomma, l'avatar di Christian, il nostro Christian incazzante. Avevo dovuto trovare la mia voce, perché quando mi sono trovato davanti al microfono ero più abituato a fare tipo non so, parlavo tutto così, no? E poi invece uscire con la mia voce e sentire la mia voce e capire come recitavo senza dover fare nessun tipo di artefatto vocale o dovermi caratterizzare o dovermi completamente stravolgere, quindi giocare con le risonanze nella testa, no? Perché poi abbiamo anche questa cosa noi, che poi dobbiamo anche trovarlo il personaggio quando ci viene proposto e poi tenerlo, perché è complicatissimo. Io ogni tanto mi faccio dire ricordami degli aggettivi per qualificare il personaggio, perché magari ho bisogno, oppure me lo faccio registrare, fammi un nastrino che me lo tengo da parte. Aspettate che vado a disannunciare il disco che è arrivato, il nostro amico astronauta Chris Hadfield, Space Oddity, terzo brano che ascoltiamo di Luca Bottale oggi a Dopo Cena con. Abbiamo ancora degli amici. Allora, l'amico delle carte era Antonio Robustelli, che è un gioco rilassante, gioco da tavolo lo chiama. Quindi non è un gioco non è un gioco solitario, perché lo gioca in solitario. Poi abbiamo questo nostro amico che fa vi fa un omaggio, ma non si firma Batman, ovviamente, e quindi è a Marco. Questo è un omaggio a Marco.
Dopodiché abbiamo il nostro Angelo Venezia, ovvero sia il Christian incazzante della radio, l'imitatore, è lui, che come vedete ha del Christian, veramente. Fra un po' si fonderanno completamente e sarà impossibile riconoscerli, non so come farò a riconoscerli l'un dall'altro. Allora, andiamo con il prossimo brano di Claudio, il 2 o il 3? Il 3. Ok, perché Claudio? Perché io ho detto che sono un grande appassionato d'opera e da lì partì la mia passione per l'opera. Io sentii questo pezzo all'interno di un film che era tutto pieno di musica, di cui non dico il titolo ovviamente per il momento. Avevo 5 anni, 6 anni all'epoca più o meno, e imparai a memoria tutta la colonna sonora di questo film, dove le persone invece di parlare cantavano. Comprammo il disco della colonna sonora di questo film e io imparai tutto, era cantato in inglese, io imparai tutto il film in inglese pur non capendo una parola in inglese. Alla fine mi chiesi a mio padre: ma io voglio sentire altre storie completamente cantate invece che essere parlate. E mio padre mi disse: questa è l'opera, devi andare ad ascoltare l'opera. E lì cominciò la mia passione. Ti racconto un aneddoto. A teatro a Londra, credo in viaggio di nozze, andai a vedere Jesus Christ Superstar, da cui è tratto questo pezzo. Io finii il primo atto in lacrime, piangevo, singhiozzavo, avevo il cellulare che costava, telefonare dall'Inghilterra a Roma costava ci volevano 10 mesi di doppiaggio per pagare quella telefonata praticamente, e telefonai a tutti piangendo tra il primo e il secondo atto, dicendo: io sto vedendo il cazzo di motivo per cui ho scelto questo mestiere. Bravissimo, e lo sto vedendo, d'accordo. È questo veramente. Signore e signori, tratto dal film Jesus Christ Superstar del 1973, abbiamo la canzone di Erode, che in questa versione inglese ovviamente è stata interpretata dal grande Joshua Mostel. L'ascoltiamo su Radio Cigliano. Jesus, I am mamma mia, cioè questo, questa veramente, le lacrime, i lacrimoni. Guardate che cosa hanno fatto questi nostri amici che si chiamano Christian e Valentina, che hanno detto: scusate, non poteva, scusate Antonello e Annalisa, hanno detto: non potevamo fare che questa cosa, hanno fatto un putpurri di tutti quanti, guardate, tutti i nostri amici di Radio Cigliano l'hanno fatta, una cosa pazzesca veramente. Credo che siano Christian e Valentina, adesso vado a controllare perché io mi dimentico tutto. Sì, sono Christian e Valentina, bravissimi. E c'è anche la nostra amica Elisa dalla provincia di Vicenza che ci sta ascoltando e che dice: questa sera ha invitato in radio un trio formidabile, ed è vero, un trio eccezionale. Grazie, guardate come ci vede bella grossa con questo enorme tablet. Questa, guardate di quando è la foto, di quando abbiamo visto le caricature. Stiamo proprio a carissimo amico, d'altronde quando è bella la compagnia e c'è tanto di cui parlare, perché no? Joshua, che ha fatto Caifa in una rappresentazione in Sicilia, ci fa vedere vestito da Caifa, credo non adesso, credo che sia una foto di repertorio questa, perché adesso non si sta facendo niente. Grazie Joshua di aver mandato questo tuo contributo al 328-79-48-796. Edoardo da Roma, che è venuto anche qui, e sicuramente credo che non si perderà la vostra venuta, perché quando noi facciamo la trasmissione qui da studio c'è anche un po' di pubblico che ci segue qui direttamente nei divani qua di casa mia, perché quello è, e Edoardo ogni tanto è venuto a sbirciare dietro le quinte di Radio Cigliano. Volevo chiedere ai tuoi ospiti, Francesca dice: quale personaggio dei cartoni animati si sono divertiti di più a doppiare? Qual è quello che vi ha divertito di più? Vado proprio per ordine di tempo, sì. L'ultimissimo, quello di cui stava parlando Marco, questa zia Lidia, perché è doppiata anche in inglese da un uomo, sì. È la sorella di Dracula, la chiave per riuscire a fare un po' transilvana, ma comunque è stata, mi piace dirlo perché... è stata Bice Valori, bello, bello, quando faceva Telefamily,
Si trova qualche clip sua con Paolo Panelli su YouTube e lei parlava e diceva sempre prendevano in giro le prime televisioni private, no? E per cui erano lei e questo avvocato che era Paolo Panelli e lei parlava sempre: e allora avvocato, come è stato trovarsi qui davanti a tutto questo pubblico? Quindi vedi, hai trovato ispirazione da una grande, porca miseria, da una grandissima, perché poi era la televisione che vedevo io da bambino, era quella che vedevamo noi. Aspetta che devo uscire da Jesus Christ. Joshua Mostel, la canzone di Erode da Jesus Christ Superstar. Bella musica che ci stanno portando i nostri amici. Questa l'ha portata Claudio. Io lancio immediatamente l'ultimo brano di Marco, perché altrimenti finiamo alle 4 di notte e domani abbiamo il turno tutti. Quindi non ne possiamo dobbiamo uscirne a un certo punto. Marco, questa mi sorprendi però, perché mi hai detto che tu ogni tanto hai fatto qualche piccola scorribanda nella musica per far vedere, ma questo è un pezzone di uno dei trapper più famosi degli ultimi anni. Come l'hai scoperto? Perché l'hai portato? Allora, l'ho scoperto intanto tramite mio figlio minore, che è amante di questo genere musicale, ma poi mi piace perché mi fa dire largo ai giovani. Siamo incazzati, vogliamo dire quello che abbiamo dentro, vogliamo buttarlo fuori, non giriamoci tanto attorno, urliamo, facciamoci sentire. La bella protesta. Il futuro dei giovani, largo ai giovani e vivi i giovani. La bella protesta, quella che noi abbiamo vissuto in altre maniere nella nostra gioventù e che adesso è un po' latente, se dobbiamo dire la verità. Signore e signori, alle 23:37 ci stiamo allungando, ma è una serata irripetibile questa, veramente eccezionale. E Marco ci propone un pezzo di Salmo del 2018, si chiama 90 minuti, e lottiamo tutti insieme in diretta su Radio Cigliano. Senti che roba! Avete capito quanto è moderno Balzarotti? Mamma mia! Pompa il Balzarotti! Pompa, gli è da giù de cassa, come si dice in discoteca, dagli de cassa! Allora, il nostro amico Daniel da Sottomarina, in provincia di Venezia, vi saluta. Da piccolo in vacanza! Vi saluta e ha fatto un guardate che cosa ha fatto, si è messo in un contro selfie, ma ci ha messo pure a me. Siamo tutti e quattro con questo composite che ha fatto a video. Siamo tutti e quattro. Ognuno c'ha con la croce sua, come ci diciamo da sempre, che ci portiamo molto volentieri. Ne avevo pronto un altro. Allora, questo è Alessandro. Se voi vedete bene, questa è la nostra foto, ma lo vedete lui? Vedete la sua faccia che emerge? Sì, si vede nello schermo. Nello schermo. Io sapete come lo leggo? Come il riflesso del direttore di doppiaggio mentre sta sul vetro della sala, mentre noi siamo a lavorare dall'altra parte. L'ho visto, lo leggo così, lo leggo così, è una maniera di leggerlo un po' particolare. Claudio, ma culinariamente, gastronomicamente, primi o secondi? Noi, dici? No, proprio da mangiare, primi o secondi? Ah, scusa, pensavo, noi quattro siamo i primi, non lo so, Marco è sicuramente il primo. Guarda, io sono democratico, primi a mezzogiorno e secondi alla sera. Però così si sbrigano tutti, sei politichese proprio. Rinuncio al primo, secondo. Va bene, allora rinuncio al primo e secondo. Luca, primi... Sai che io quando ho cominciato a fare questo lavoro è perché una professoressa di scienze al liceo mi disse, quando mi interrogava, io spesso a volte... sapevo, ero preparato, altre volte ci urlavo un pochino, insomma, per cui mi disse: Moneta, lei, perché davano del lei i professori, no? A tutti noi, diceva: Moneta, lei da grande o farà l'attore o farà il politico, perché comunque mi sta mentendo, io la sto ascoltando. Oh, ci ha azzeccato proprio. Luca, primi o secondi? Ma mi sa primi, direi, perché a me sta cosa del sugo, che lo tiri su, e il pane, il coso. La scarpetta. C'è goduria. Come si chiama a Milano? A Roma si chiama la scarpetta. Come si chiama? Scarpetta. La scarpetta a Milano? Allora è nazionale. Marco, lui, primi o secondi? Dovendo proprio scegliere, forse secondi. Ah, vedi. Ma comunque Vasetti, ragazzi, super Vasetti. Cioè? Aspetta, no, spiegami. Cioè, scatolette? No.
Vasetti... io seguendo la tecnica di questa geniale donna che si chiama Rosella Errante, cucino in microonde nei vasetti, praticamente in 6 minuti mi preparo una cosa buona. Ho capito. Condimento. Ho capito perfettamente. Ho capito perfettamente. Poco condimento, in 6 minuti fai i vasetti. Quindi abbiamo un primo. Si conservano e si crea il sottovuoto. Si conservano 2 settimane in frigorifero. Che grande. Aspettate che disannuncio. Salmo 90 minuti e ve l'aspettavate un pezzo così carico al dopocena con, e invece ci ha sorpresi alla grande Marco Balzarotti che l'ha portato per stravolgere un po' tutti gli asset. Nel frattempo nei fuori onda abbiamo decretato che abbiamo un primo, un secondo e un vasetti, quindi abbiamo un po' una diversità nella maniera di mangiare, che insomma, però insomma spero che quando verrete qua la pizza sia gradita, perché pizza è supplì, supplì quelli al telefono, quelli romani, quelli che filano, assolutamente. Scusate, io vi faccio vedere un capolavoro, perché certi nostri amici che mandano i controselfie sono bravissimi. Questo è Lorenzo, il Lorenzo che fa le caricature che abbiamo visto prima, okay, d'accordo, e che le vende. Ah, sì. Ma per voi ha creato questo, l'ha creato stasera in diretta. Grazie. Quindi, grazie, ragazzi, grande per Luca, Claudio e Marco, proprio firmato con la data. Io poi ve lo mando, ovviamente, grazie, perché è bello avere. Bello. E quello che mandano i nostri amici. Abbiamo l'ultimo pezzo di Luca, lo vado a caricare. Perché hai portato, certo, questo pezzo, Luca? Ma prima appunto tu ci hai chiesto mare o montagna e ho detto sicuramente mare, e diciamo che questa canzone proprio il mare ce l'ha davanti, e ha addirittura un oceano. È un posto bellissimo, è un posto in questo momento decisamente martoriato, con dei grossi problemi, tanti grossi problemi, ma soprattutto in questo momento anche proprio per il Covid. E poi perché è una canzone che ho iniziato a riscoprirla, sentita cantare da Caterina Valente, lo posso dire, ma perché non è la persona che canterà questa cosa, che è una cantante italiana ma mondiale, fantastica, e aveva questa particolarità, e ha questa particolarità, di essere comica anche volendo nel modo di cantare. È assolutamente divertente, ci sono certe cose che si possono trovare in rete molto belle, e questa canzone, oltre a essere iper romantica, proprio ti rilassa, ti fa venire voglia di metterti lì con una cosina anche da bere, se vuoi, uno stuzzichino, piede nudo, sabbia, quel calorino tra le 6:30 e le 8 di sera, che proprio te la passi, te la scialli. Perché noi che siamo, è vero, la scialli, vero, perché noi che siamo 4 da mare, sto piede sulla sabbia ancora calda, ce lo sogniamo veramente tutti quanti, non vediamo l'ora. E allora nel frattempo rilassiamoci con quest'ultimo pezzo di Luca Bottale. È un pezzo del 1959 addirittura, lui è il grande João Gilberto, e questa è Corcovado, un pezzo di saudade pura, in diretta su Radio Cigliano alle 23:44. È saudaci questa, questa è proprio saudaci vera, non ci so. Allora, ragazzi, tanti ma amici. È stiloso Bottale. Mamma mia, stilosissimo, sì. È vero. È stilosissimo. Tra l'altro questo pezzo dura 1:10, quindi abbiamo poco tempo per romanticone. Però ci sono tanti amici che vi dicono veramente che volevano essere salutati. Io ne prendo qualcuno perché non riuscirò a parlare con nessuno. Claudio da Napoli, ci sono Damiano e Ludovica da Siracusa, Roberta. C'è anche Alessio, puoi abbassare il suono delle notifiche di WhatsApp? Adesso lo tolgo proprio perché l'avevo lasciato in piedi e mi sono beccati tutte le notifiche di WhatsApp i nostri amici. Grazie, grazie di avermelo detto. Tantissimi amici veramente, ma voglio farvi vedere intanto questo amico che non si firma ma che dice che avete caratterizzato la sua infanzia e vi ringrazia per questo, grazie veramente. Ma grazie a te. Ma poi volevo vedere se ho ancora pronto questo nostro amico, che però mi sono perso tutto, aspetta che lo vada a ritrovare. Allora, lui è Davide da Bovolenta in provincia di Padova, che vi fa vedere
quanto segue di voi e su che cavolo di televisore enorme ci sta guardando. Ma non gli scappa nulla. Questo è un 60 pollici, più grosso di lui, quindi veramente un delirio. Sì. Dobbiamo rientrare perché João Gilberto era già finito. João Gilberto Corcovado, e questo è l'ultimo brano di Luca Bottale che sentiamo. Non so fare io, mi viene subito un trance di quelli brasiliani tremendi. Il portoghese per me è sconosciuto, però insomma. Basta che fai un po' tipo il genovese. È un po' genovese. D'altronde, brasileiro. Io quando faccio lo spagnolo faccio il veneto, il veneziano, e quando faccio il portoghese faccio il genovese. Ce l'abbiamo un po' tutti noi. Va bene. Allora, senti. Durante il periodo della quarantena ho visto una vignetta fenomenale di un tizio in macchina che affianca una prostituta per strada. Adesso mi hai fatto venire in mente, parlando di appunto di travestiti, di cose. Questa sicchina lo guarda e lei dice: per 30 euro faccio quello che vuoi, e lui la guarda e dice: li tagli i capelli. Sì, un po' come Giovanni, anch'io non vado dal, che ormai è diventato, l'ho fatta anch'io la storia di Instagram, quando mi sono tagliato c'avevo una cresta tremenda e ho detto, quando ho fatto il taglio ho detto: Giovanni, finalmente abbiamo fatto un po' tutti quanti. Allora, Claudio, abbiamo il tuo ultimo brano, che è proprio La passione vera. Esatto, abbiamo parlato della passione per l'opera e non potevo non metterlo perché è rappresentativo davvero di quello che sono. Quando prima hai fatto la domanda, una caratteristica del tuo essere, per me è l'opera. Io penso e ho dentro sempre, mi dovete credere, l'opera, anche ciò che non esiste, ma io sento voci che cantano in continuazione. Forse questo è il segno della mia follia. So che Marco mi prenderà in giro per questa mia affermazione tutta la vita, però è così, posso anche dimostrare quanto sono antiquato, perché tutti i miei colleghi hanno presentato brani anche abbastanza recenti o comunque insomma alcuni di grande attualità. Io noto ora che ho scelto brani sempre degli anni 70 e questo è del 1828. Sì, siamo andati un po' indietro, abbiamo fatto questa un po' macchina del tempo, una DeLorean improvvisamente ci ha portati all'epoca di Proust. Questo potrebbe essere un brano che Proust e la sua amica adolescente si ascoltavano allegramente mentre rispondevano, poi come lo ascoltavano non lo so, non c'era manco il fonografo a quell'epoca, però potevano andare alla sera all'opera ad ascoltarlo. E allora però senti, io l'ho scelto perché ci tengo, perché l'opera è molto dura e io consiglio a tutti l'ascolto dell'opera, al di là del fatto che poi ho fatto cromosomico, ma perché questo è un brano, per esempio, uno dei tanti in cui va bene, è finito il male, sorge il sole e comincia il bene. Questo è il motivo principale per cui mi piace sempre l'opera, che sia tragica o drammatica, ma è emozione pura. Allora, io leggo, perché giuro, devo solo leggere qua, perché non ne so veramente una ceppa, quindi devo per forza leggere. Siamo nel 1828, lui è Gioacchino Rossini, questo è dal Guglielmo Tell, è l'ultima aria del Guglielmo Tell, dal quarto atto alla fine. Il concertato. Allora, però non andiamo ad ascoltare un'incisione del 1828, ovviamente, perché sarebbe un po', sarei mago, e soprattutto non starei qua, ma starei a vendere i diritti della macchina del tempo a qualcuno che mi darebbe, forse Zuckerberg potrebbe darmi, visto che si compra tutto lui, o quello della Tesla mi potrebbero dare un sacco di soldi. Siamo in un'incisione del 1980, diretta da Riccardo Chailly con Cheryl Mills, Luciano Pavarotti, Mirella Freni e Della Jones. Quindi insomma un bel parterre per una grande opera. Signore e signori, su Radio Cigliano Tutto cangia, il ciel s'abbella. Che poi questa era la musica che veniva utilizzata per la chiusura dei programmi, con l'antennone che girava. Brava, e sai che io da bambino ogni volta che c'era questa roba qua piangevo. Pure io. No, aspetta, fermo. Ma che siamo stati separati alla nascita, io e te. Io piango adesso. Io piango adesso. È uguale.
cioè finivano le trasmissioni, io ero notturno, io ero nottambulo, poi dopo c'è stato Colpo Grosso, altre cose, va bene, nella mia vita, però all'epoca non c'era Colpo Grosso, e quando saliva sta rete con sfine delle trasmissioni scritto con la F e così, no? Stavo lì che piangevo. E la mattina, io stavo a guardare il monoscopio di apertura, che invece che andare dall'alto, dal basso in alto, andava dall'alto in basso, con il logo della Rai TV, ed ero tutto contento perché ero un tele... Allora, voi siete stati malati di televisione da ragazzini, ragazzi? Scusate l'allitterazione. Sai che col fatto che le trasmissioni iniziavano alle 5 del pomeriggio, c'era poco da... almeno quando eravamo proprio bambini... Però adesso tu dicevi dell'apertura e la chiusura. Io quando ero malato e stavo a casa da scuola, iniziavano le prime cose delle prove tecniche di trasmissione del colore, e c'erano queste due signore che non facevano altro che sfogliare dei pezzi di tessuto colorato. Noi all'epoca avevamo ancora ovviamente la televisione in bianco e nero, però io pur di guardare qualcosa in televisione vedevo queste che... giravano delle pezze di tessuto colorato, sì, che per me erano delle gradazioni di grigio. Sì, sì. E c'era La Primavera di Vivaldi, una delle canzoni che mettevano era La Primavera di Vivaldi, le prove tecniche di colore, ve le ricordate? Cioè, una cosa, sì, quelle là erano. E La Primavera le vedevo in continuazione con queste improbabili signorine anni 70 vestite, scusate, come delle mignottone, perché avevano tutti i colori addosso per fare la prova di colore, capito? È un po' come la signorina del Technicolor che c'è quando passa la coda del film sul treno, c'è la faccia che appare per un secondo tutta avvittata. Ah, io, sì, certo. Io ho sempre detto, ma questa è una mignotta, perché sta là? Invece no, è la prova di colore che si fa nel cinema e nella televisione. Prima che me lo spiegassi, ho fatto delle figure veramente di merda. Vado a disannunciare il brano, poi veramente c'ho tante persone che resteranno fuori, ragazzi, ed è il motivo per cui dovrete tornare in televisione, qua in radio, da me, presto. E come chiudere se non in questa maniera, una chiusura trionfale, ma facciamoci pure un bel applauso. Tutto cangia in ciel s'abbella, quarto atto del Guglielmo Tell, la chiusura orchestrata, veramente una eccezionale modo per chiudere la parte musicale della trasmissione. Io voglio far vedere, ragazzi, mi mancano 50 controselfie. A proposito, fermi tutti perché qua veramente mi linciano. Io vi chiedo di guardare un attimo la telecamera del vostro computer, del vostro dispositivo, di guardarla proprio in maniera che siate ben inquadrati con la faccia al centro dell'inquadratura. Quindi Marco, abbassati perché vedo solo gli occhi, abbassati, ecco, più o meno ancora, bravo, così, perfetto, sembra un po' lo zio Fester, un però. Pochino sì, ma non vi preoccupate che veniamo bellini, ecco qua, faccio la numero 1 e faccio, è venuta di merda, faccio la numero 2. Questo è il selfie di giornata che andrà a tutti quelli che hanno mandato almeno un ciao al 328-79-48-796. Faccio vedere, ragazzi, non ce la faccio, ma torneranno. Questo è Emanuele da Castellania Coppi in Piemonte, se non mi ricordo male. Faccio vedere. Castellania. Allora sono tre anni che lo dico di merda. Adesso mi metto l'accento. Come quando. Ragazzi, io sto lavorando con i tablet in certe occasioni, perché adesso col fatto della carta non si può toccare la carta, sanificare, sì, tutto. Voi sapete che quando scriviamo su WhatsApp sanificare, lui corregge automaticamente, scrive santificare, quindi siamo anche un po' santificati noi in questo lavoro che facciamo ultimamente. Ma io sto provando, ma io sul copione chiedo veramente a ognuno di voi, io sulle battute faccio una marea di segni che sono l'interpretazione, e io col tablet mi trovo male, sarò antico, ragazzi, che ve devo dire, però io veramente mi segno, apri, chiudi, questa la chiudi, faccio dei segni che capisco solo io, che nessun altro può capire, ovviamente. Mi segno le pronunce come se fossi uno che non ha mai studiato inglese. John, mi scrivo Gion, capito? Mi scrivo delle cose pazzesche per dire le battute, e col tablet è veramente un problema. Vedo che abbiamo lo stesso problema tutti quanti, in effetti. Sentite, lui è uno dei nostri amici. Io volevo solo vedere se c'erano i cappuccini, perché cercherò di andare veloce a cercarli. Lui è un nostro amico che sta a Limone Piemonte e da un poster che ha alle spalle ha tirato fuori i vostri
personaggi e li ha messi nella parte sotto della, della sua fotografia. Grande. Guardate che roba, questo è un poster che ha a Limone Piemonte dove lavora, sì. E questo li ha messi sotto e voleva omaggiarvi in questa maniera. Lui è Davide da Cepagatti in provincia di Pescara, eppure lui ci guarda su 96 pollici, quindi attenzione, sì, a tutto quello che facciamo e diciamo, perché sarà usato completamente contro di noi. Saluto anche Francesco da Barletta, ma sta a Mestre, perché lui è un operatore sanitario, uno di quelli che si sono fatti il mazzo durante questa situazione, e cuore, quindi è necessario veramente ringraziarlo. Ragazzi, c'ho, non so, veramente tantissimi, guarda quanti sono, facciamo che li abbiamo visti tutti. Ho l'unica cosa che volevo cercare rapidissimamente, questo è un amico mio, Matteo da Padova, se non mi ricordo male, che è uno scrittore e che ci sta seguendo, quindi grazie Matteo, grazie di aver mandato il tuo controselfie. Matteo, sto cercando di trovare, questo è un altro nostro amico che sta facendo l'attore a Cani Cattivi, anche per lui è difficile, perché a Cani Cattivi sarà difficile, quindi tanto incoraggiamento da parte nostra ci vuole, perché poi a un certo punto si deve cambiare città, purtroppo non te lo volevo dire, però è così. Sto cercando di capire se c'è, ma non lo riesco a trovare. Noi però, ragazzi, dobbiamo chiudere, perché siamo arrivati veramente a un orario così tardo che non se ne parla proprio di andare avanti. Sto cercando... Eccolo qua, l'ho trovato. Giusto per farvi vedere che cosa fa il nostro amico Fabio dall'Abruzzo, anche lui, che ha un albergo e lavora come barman nel suo albergo di famiglia. E siccome poi è anche uno bravo, sapete che cosa fa? Con la penna a mano scrive sui cappuccini e disegna sui cappuccini. Questo è il disegno che ha fatto sul cappuccino per Luca. Ok, guardate che meraviglia. Questo è quello d'arte. Un'opera d'arte. Poi, come io berlo, non ci riuscirei. È un delitto. Questo l'ha fatto per Claudio. Questo è il cappuccino che ha fatto per Claudio. Guardate che meraviglia. E questo è il cappuccino che ha fatto per Marco. Li fa con una penna che cambia, perché i colori sono su varie penne, e quindi deve cambiare la penna. È veramente eccezionale. Signori, permettetemi di disannunciare la puntata, poi vi devo dare la sola di giornata. Pratici col termine sola, che cosa vuol dire? Sì, a fregatura, vi devo dare una fregatura. Nel frattempo, con gli sguardi, decidete chi di voi la prende per primo. La prendete tutti e tre, ma uno di voi la deve prendere per primo, quindi decidetelo. Nel frattempo io vado a disannunciare la puntata di oggi. Avete ascoltato? Ma de che? Non è questo? Ah, siete già pronti, vedi? Due merde. Siete già pronti, erano due merde, sì. Due merde vere. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Ciglianio che ha condotto in studio con la graditissima partecipazione di Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voci.fm e Voxil Voce Gola, e con l'amichevole collaborazione di Roba da Doppiatori e Voci Animate. Prossimi appuntamenti in diretta. Sabato una puntata eccezionale. Amici di Roma che fanno musica da tanti anni. Il loro ultimo remix di un brano dei primi anni 2000, se non mi ricordo male, è schizzato ai vertici dei Billboard americani, quindi venite a vedere Costa e Francesca Silvi, che sono due esponenti degli Adicapongo, insieme ai miei fratelli di radio Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, in diretta sabato alle 15. Dopo Cena Con torna con la puntata che è zompata la settimana scorsa, cioè quella, vediamo se vi ricordo tutti, con Gabriele Lopez, Federico Di Pofi e Alessio Buccolini, i protagonisti, alcuni dei protagonisti di The Big Bang Theory, che saranno qui in diretta con me per descriversi. Partiamo da Big Bang Theory e chissà dove andremo a finire. Io ringrazio Claudio Moneta, Luca Bottale e Marco Balzarotti, attendendovi qui. Guardate, al posto di Alexo ci sarà tanto posto per voi seduti qua accanto a me, quindi quando si potrà fare la organizziamo bene, perché dovete arrivare da Milano, il viaggio è lungo e tante belle cose, quindi veramente sono contento. Sasha dice: grazie a questi maestri doppiatori e voci, perché è bello fare anche il doppiatore, perché siamo anche doppiatori, ma soprattutto una simpatia immensa, grazie mitici, ci ringraziano veramente tante persone che sono
sono collegate. Devo dare la sola di giornata. Mi dite un ordine, chi è l'uno, chi è il due? Ho vinto io. Ha vinto Luca, ma il numero due chi è? Il numero due è Claudio e il numero tre è Marco. Quindi io ringrazio i miei ospiti, grazie veramente di cuore per essere arrivati a mezzanotte, sono tre ore grazie di diretta ragazzi, una cosa pazzesca. Claudio Moneta, no scusate, Luca Bottale, Luca Bottale, chiudi la puntata. Chiudo la puntata. Allora, carissimi amici, è stato fantastico stare con voi. Io sono entrato in casa vostra, voi siete entrati in casa mia, per cui è come se fossimo seduti tutti qua insieme. Però adesso è tardi, io vado di là e vado in camera. Buonanotte. Claudio Moneta, chiudi la puntata. Buonanotte a tutti. Io adesso, non ci crederete, ma vado a mangiucchiare qualcosa perché non l'ho ancora fatto, ho fatto uno spuntino però adesso, quindi mi faccio lo spaghettino di mezzanotte, anzi come direbbe SpongeBob, il Krabby Patty di mezzanotte. Ciao Marco Balzarotti, chiudi la puntata. Io sono la vendetta, io sono la notte, io adesso me ne vado a nanna. Grazie veramente ragazzi, grazie, grazie per essere stati qui con noi. Chiudiamo prima sulla radio, chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook. Un attimo, un saluto a Facebook per essere stati con noi. I prossimi appuntamenti li conoscete. Buonanotte a tutti, ciao! Ciao. Ciao. Eccoli qua i nostri amici di Facebook, hanno diritto a questi 12 secondi in più che gli facciamo semplicemente perché ci hanno guardati in faccia e se lo meritano veramente di avere un saluto maggiore da noi. Grazie ragazzi, grazie veramente ragazzi. Di cuori, a presto, ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Ciao Alessio, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Grazie.